Signore e signori, bentrovati. buonasera, ben trovati da Bolaffi, Alessandro Ogea con voi, eh, ma con voi c'è anche Cristina che salutiamo al centralino, c'è Alberto alla telecamera, c'è Enrico in regia e ci sono i Franco Bolli. Il giovedì sera ormai una costante, è un costante appuntamento filatelico, grazie alle vostra, alla vostra presenza e alle vostre scelte. Eh, puntualmente fatte martedì. Martedì sera eravate in compagnia di Massimiliano e quindi sì. mh, complimenti ovviamente per le belle acquisizioni. Oggi vedremo tante cose diverse. Può già la nostra telecamera indugiare sulle, eh, sul sommario della nostra trasmissione, ricordando: Bolaffi da 1890 vi accompagna al collezionismo della filateria e della numismatica. Ormai siamo insieme quasi per una sett ogni settimana, e sì, ogni settimana sicuramente ma ogni giorno della settimana o quasi e grazie questo alle vostre, eh, alla vostra presenza nei diversi anni che Televisivamente Bolaffi eh, è con voi. Ricordiamo qualunque eh, vostra scelta telefonando il numero che vedete in alto in diretta vi risponderemo. Eh, sarà ovviamente passibile e passabile per le vostra, la vostra indicazione di dove consegnarla, ma soprattutto non sarà impegnativa l'acquisto. Quindi qualsiasi francobollo o collezione vedrete questa sera, come sempre, avrete la possibilità di valutarla senza nessun impegno. Questo grazie ai vostri consulenti filatelici, che sono veramente persone di fiducia della Bolafi, che potranno portare a casa vostra tutto ciò che avrete scelto. Oppure visitare i nostri negozi Torino, Milano, Verona e Roma se vi viene comodo, comunque ordinato in televisione perché faremo trovare espressamente per voi ciò che avete scelto. Ricordiamo che la proposta televisiva è sempre l'anteprima, ogni settimana giungono eh, nuove scelte o nuove acquisizioni a parte da Bolaffi e l'anteprima televisiva è quella che permette di farvi partire in un leggero vantaggio, indubbiamente, rispetto a chi non può vedere o non ha abituato a vedere la nostra trasmissione. Allora, angolo dedicato, ci voleva, mancava da tempo al Penny Black, sia su busta che eh, attraverso i diversi colori che accompagnano eh, le diverse emissioni, o meglio le diverse, i diversi tempi di uscita del primo francobollo al mondo. Quindi parleremo del Two Pens, parleremo del dentellato Penny Red, del Penny Red non dentellato, del White Lines, del Penny Black che dà ovviamente il nome all'intero progetto e all'intera innovazione dal punto di vista proprio di, ehm, di percorso storico. Eh, L'album e il libro, un bel progetto Penny Black eh, potrà essere ovviamente dato al nostro pubblico ma ne parleremo. Dietro avete visto, faceva Capolino invece una, eh, una serie che accenniamo appena, è la serie eh, dell'asse e del patto quindi italo-tedesco, siamo nel regno, ma come regno invece abbiamo, caro Alberto, anche delle scelte importanti su quelle serie lunghe, o meglio su quelle commemorative lunghe per meglio definirle, eh, che appartengono alle grandi testimonianze del passato. Infatti abbiamo attenzione su alta, altissima qualità, la bella serie Virgilio e la vediamo... La possiamo inquadrare magari un po' più da vicino, poi andremo a descriverla. Attenzione alle chiamate, alle possibilità una sola per, eh, quindi una sola chiamata. O l'importante Augusto, Augusto l'abbiamo visto nell'Egeo, eh, nel, nell quindi l'isola dell'Egeo, ma sovrastampato. In questo caso abbiamo Augusto, diciamo Italia, quindi serie che entra direttamente nel regno. Invece l'immagine che vediamo, eh, abbiamo un'immagine esatta, eh, quindi una fotografia che ci parla della luogotenenza, periodo di luogotenenza. Questa è una fotografia di un soldato dell'RSI, quindi italiano ma della Repubblica Sociale. Eh, e però questa è la serie che andremo a sviluppare dedicata alla luogotenenza, cioè gli ultimi anni di passaggio prima della, della fine della guerra mondiale, ma soprattutto, soprattutto della. Eh, del, della Repubblica quindi a cui apriremo un bel capitolo questa sera perché abbiamo un capitolo molto importante. Posso anche ac accennarvi all'importanza di RSI perché RSI ce l'abbiamo e questo RSI avremo modo di presentarvi anche la seconda parte. Eh, abbiamo parlato della prima parte nel, nelle scorse settimane finalmente abbiamo anche la seconda dove offriremo l'album in regalo. Un saluto ad Alberto, un saluto da Antonella, un saluto a Leonardo. Già ci segue Leonardo? Leonardo, spero che a quest'ora dorma. Hai ragione, è vero, devono dormire a quest'ora, c'è sempre tempo per far tardi la sera. Allora, invece, eh, Repubblica, stasera abbiamo delle primizie, le serie più importanti della Repubblica. Tra le quali c'è il Cavallino, i mille lire Cavallino, che prende il nome, è eh, da quel corno di posta, da quel Cavallini di Sardegna, che erano gli antesignani di Francobolli. Ce l'ho qua, poi andremo a vederli. Eh, ma anche eh, delle altre importanti serie, come La Democratica, come Italia al lavoro, come eh, Le eh, scelte legate ai pacchi postali, eh, come eh, Il Risorgimento, quindi serie che andremo a vedere, sono qua dietro, le abbiamo preparate eh, alle, alle spalle delle due prime serie del Regno. Ancora buste, passiamo in rassegna. Abbiamo sei buste della Roma-Mogadiscio Italia, quindi con destinazione eh, i tre Tobruk, Massau e Mogadiscio. Che andremo a vedere, importante per i collezionisti. Un Terranova con le firme dei piloti, bellissima. Un, un capolavoro eh, rarissimo: se ne conoscono soltanto alcuni esemplari. Eh, legato allo Stato Pontificio, rarissimo. Busta veramente. Eh, da museo, ma lo sono anche le buste del volo e poi andiamo a vedere la terza che è gronchi, eh, un gronchi mh, due, due gronchi rosa ricoperti. Quindi diciamo un litico, due gronchi rosa ricoperti. Volo speciale 6 aprile e il volo speciale 6 aprile con distrazione di Lima in Perù e, e il volo del presidente. Quindi abbiamo eh, una mh, buonissima diciamo, eh, possibilità di scegliere. Questo volo speciale Presidente Gronchi perché il 6 aprile viaggerà verso il Perù. Quindi abbiamo una, i due ricoperti che sono decisamente importanti eh, e li portiamo in anteprima questa sera. Partiamo subito dal regno. Andiamo poi ho delle, delle sorprese. Perché avete richiesto anche delle serie un pochino leggere per quanto riguarda certe possibilità di, eh, di acquisizione. Ovviamente. Vi ho mostrato non tutto, ma eh, argomenti importanti per entrare direttamente nell'acquisizione eh, di, di quanto stiamo vedendo. Poi andiamo a salutare. Intanto Massimiliano abbiamo salutato. Salutiamo Lorenzo eh, che eh, vi accompagnerà con la numismatica. Salutiamo Walter che è stato con noi e Fabrizio che lo sarà. Salutiamo Dulci in Fondo Erika che ha fatto una scaletta non solo, è eh, la logistica fondamentale. E la sua, quindi un saluto carissimo perché eh, spero ci segua, ci segue benissimo, eh, benissimo è all'ascolto, eh, sono già in comunicazione con la nostra Cristina, perfetto e allora doppio saluto, eh, se la figura. i gatti sono in postazione? Penso di sì mettiamoli proprio con le testine rivolte verso eh, il teschermo perché sono i gatti portafortuna di Erika allora andiamo a vedere subito le due serie, dai Alberto perché sennò poi arrivano in ritardo i nostri telespettatori e non riescono a confermarle perché ne abbiamo una sola cosa vuol dire? ma come una serie importante come la Virgilio o la Bolaffi la grande realtà Bolaffi ne ha una sola? attenzione adesso le inquadreremo quello che possiamo al momento offrirvi per una serie che entra appunto nella collezione del Regno è la Virgilio con una qualità del 70% sono i 13 valori non linguellati, 70% di qualità, 1930 l'anno. La proposta è la numero 12, cifra tonda per la Virgilio. Virgilio, eh beh, il, grande, il grande poeta, eh, la, 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 la testimonianza di quella che era la romanità, definiamola così. Eh, verso. Se manda una foto, dammela che la mettiamo subito in diretta: la foto dei gatti, eh, Cristina, perché non tenerti tutte per te le testimonianze dei nostri telespettatori o dei nostri importanti colleghi. Quindi, fotogatti, la vediamo in diretta allora. Andiamo da Enrico, va bene, non importa, no, va bene. Eh, momento di panico, dice, ma come sono i... Allora, eccoli qua, parliamo bene, poi tienla perché non cancellarle come sempre, perché poi voglio vederle, non fai mai vedere le foto dei gatti. Va bene, allora, scherzo ovviamente, le vediamo sempre perché così commentiamo la postazione. Non è, usciamo da seminato l'importante serie, eh, bellissima, ma cosa vuol dire bellezza? Guardate ogni vignetta, cosa rappresenta, con quale cura viene rappresentata, intercalata eh, o intervallata o accompagnata meglio da una leggenda, diciamo così, come accade al di sotto dei quadri celebri nei musei, in latino. Quindi abbiamo veramente una serie impeccabile. Per la proposta numero, che può già comparire ovviamente, per la proposta numero 12, 13 Francobolli. Allora, bimillenario della nascita di Virgilio. Quindi, l'autore dell'Eneide viene ricordato ed è una delle prime grandi serie commemorative lunghe, tipiche degli anni 30, eh. quindi il 21 ottobre con validità fino al 30 novembre del 31, quindi abbiamo poco più di un anno di validità, nove valori di posta ordinaria, quattro aerei, quindi saltavano proprio le immagini della romanità, ehm, ad opera di Corrado Mezzana che mise anche dei eh, brani significativi del poeta, ecco vediamo la posta aerea, eh, questa rappresentazione di un'aquila, di un, di un falco, eh, con questa bella immagine eh, del mito che accompagna proprio questa specifica scelta. Quindi 1000 euro per Virgilio, una chiamata soltanto, chiaramente lo mostriamo da subito, il certificato di qualità Bolaffi, come sempre e eh, lo mostriamo accanto magari proprio in questa posizione che certo grazie per le richieste sarò non dico velocissimo perché è giusto poterli mostrare ma confido veramente nella eh, possibilità da parte vostra di giungere per tempo 1000 euro chi sta scegliendo le buone serie delle commemorative lunghe quindi quelle che non troviamo nelle base, nella base che offremo nel Regno, vanno scelte come serie mancolista, importantissime. Eh, cito alcune: Ovidio, Cito eh, beh, Garibaldi, certamente. Ehm, Quello che sono stati i campionati di calcio, l'avete scelti la scorsa settimana, oppure eh, quelle che sono state. Le, eh, le colonie estive inteso per, per, per i ragazzi quindi tutte serie importanti ce n'è un'altra che andiamo subito a vedere ed è l'Augusto abbiamo mostrato dicevo Egeo quindi eh, colonie ma Augusto questa è quella che noi definiamo ovviamente Italia ed è un'altra commemorativa lunga anche questa guardate un lavoro veramente da, da maestri lavoro da maestri siamo nel percorriamo un tempo eh, un pochino più distante da quella appena vista perché siamo nel 37, 15 valori non linguellati con un 70% di qualità, quindi sia il Virgilio che l'Augusto signori, vi do veramente la possibilità di, di poterla scegliere. E vi do la possibilità di eh, poter scegliere entrambe, cioè al 70% di qualità. Questo è l'invito che vogliamo fare. gustiamocele una per una, dai trofei d'armi alle, col alle colonne che celebravano la vittoria nei mari, eh, i rostri famosi eh, della, di Augusto che sconfisse il suo rivale pretendente al trono insieme a Cleopatra, e poi abbiamo delle immagini che ci riportano attraverso, eh, guardate qua. Guardate un po' il, il censum populi, eh? e c'è una croce eh, che vediamo in questo caso con accanto dei simboli, eh, ovviamente dei eh, quelli che erano le, eh, le importanti vessilli della legione. Andiamo ancora avanti, vediamole. vediamole tutte, andiamo ancora a procedere, così possiamo avere ancora il senso della eh, la richiesta immediatamente, siamo signori, a, a una proposta eh, per la numero 16 a 600 euro, 70% di qualità con i suoi 15 valori. Quindi sempre propaganda, possiamo definirla anche in questo caso, bimillenario della nascita di Augusto. E quindi, bimillenario come fu per Virgilio, bimillenario per Augusto. Questa serie dovremmo fare inscindibile, cari Cristina. Dovremmo dire 1.700 euro, anzi 1.600 euro, perché sono al 70%. sembrano il bimillenario di figure della, della romanità, e quindi figure importanti. Ma hanno anche una qualità, al 70% appunto, così elevata. Non linguellati, quindi le condizioni migliori per il collezionismo. E siamo certo, e siamo quindi a darvi atto e possibilità di vederle ancora una per uno con l'effigie di eh, eccola quale l'effigie che copre letteralmente l'Europa il Mediterraneo, i territori eh, di, di mare e di terra. Eh, eh, e quindi qualcosa che riportava ancora enfasi eh, su qualcosa che voleva, che voleva accadere, anzi che voleva, si voleva realizzare eh, nel Ventennio. Quindi possiamo definire propaganda proprio in tal senso. Allora, due chiamate, cioè una chiamata soltanto per ognuna di queste collezioni e vi aggiungo come regno un pochino più eh, tarda. Siamo nel 41 però è giusto poterla mostrare e andiamo a vedere questa asse Italo-Tedesco che è un regalissimo perché è una serie che entra nel regno. È una, è una, è L'asse Italo-Tedesco sono i sei valori del 1941 e facciamo veramente un regalo al volo? Certamente, facciamo un regalo al volo perché udirete eh, la possibilità di avere questa serie che non mancherà mai, non deve mancare nella collezione del Regno, specialmente legato poi a un certo periodo storico, pensiamo ad esempio alla Seconda Guerra Mondiale, attenzione proprio così d'amblè per l'asse Italo-Tedesco, 85 euro, 85 euro per la proposta numero 17. Chi colleziona il Regno questa serie dovrà prima o poi acquisirla, L'effigie, l'immagine, la vediamo, eh, è, è composta eh, riguarda l'incontro e ovviamente il patto dell'asse. Con le due figure eh, che eh, si possono eh, assolutamente considerare, accompagnate dai differenti simboli, vedete, la svastica e il fascio. Quindi, chiaramente, attenzione: stiamo parlando di storia, lo, lo aggiungiamo sempre, lo diciamo sempre. Eh, è un'immagine anche di, di forte vocazione e anche di, di forte complessità eh, lo stato di conservazione è decisamente importante si incontrarono diverse volte il Brennero ad esempio 85 euro signori da raccogliere al volo in un secondo in un secondo signori eh, mi raccomando mi raccomando e non dimenticate anche la bellezza e l'importanza eh, di, ciò che, di ciò che stiamo vedendo. Allora, teniamolo un attimo, puoi richiamare? Sì, no? allora. sì dai, non disturbiamo, ma se, se non riuscite a prendere la linea eh, possiamo richiamarvi noi, ovviamente, teniamo un attimo questa visione importante, sei valori nei differenti colori chiaramente, con 85 euro di richiesta. Eh, teniamolo un attimo perché i telefoni sono letteralmente, non dico entrati in tilt, ma sono esplosi, diciamolo. Eh? Diciamo sono esplosi. Faccio vedere un'altra serie importante. Andiamo anche, teniamola sì grazie perché siete all'ascolto assolutamente. Ma li paghino un po' per volta? Nel tempo, nel tempo, signori, vedere non costa nulla. Fammi rivedere un attimo, eh, Virgilio, anche. Guarda, guarda, che cos guarda, cosa sono queste serie. Senza problemi, vieni a vedere, dammi un po' l'immagine insieme. Dai, eccole qua. Guardate cos'è. Guardate cosa sono. Straordinari, eh? straordinari. Quindi. Bella possibilità su serie e commemorative importanti. Mm. Vediamo l'Augusto un attimo. Vediamo un attimo ah, l'Augusto no, per i nostri no, no, telespettatori. Se, te vedesco, 817. E poi faccio vedere anche il sì. giubileo. Grazie mille. Eccola qua. Sera, Grazie, ovviamente, signore. Sì. Assorziamolo, salutiamolo. Grazie. Ah, Ignazio, un saluto carissimo, grazie e complimentissimi, e complimentissimi. Andiamo un secondo a vedere il giubileo, grazie anche per le richieste che stanno giungendo, a sentito tedesco ho tre chiamate, tre possibilità, due ormai, due su questa, su questa proposta, una sola per il giubileo che andiamo ancora a mostrare, tanto ormai in apertura e trasmissione abbiamo sempre questa, scusate c'è un riflesso ma vedete muovendola vi rendete conto che è il riflesso della taschina, il francobollo è all'interno. Un piccolo resume perché l'abbiamo presentata recentemente. Ma c'erano state richieste, in realtà ne avevamo due. Una venne confermata e qui ne abbiamo un'altra disponibile. Quindi, siccome erano giunte diverse chiamate, non possiamo dare prelazione a nessuno perché era più di una. Se all'ascolto, non abbiamo però informato che la vedevano questa sera, poco male si premia chi ha l'ascolto. 330 euro per il giubileo, sei valori. 330 euro per il giubileo 6 valori, dove troviamo anche quelle differenze di dentellatura decisamente importanti. Decisamente importanti, quindi ehm, abbiamo eh, la proposta con un 40% di qualità. Quindi, troviamo l'immagine di Vittorio Emanuele III. L'anno è il 25-26, si celebra ovviamente il giubileo di Vittorio Emanuele III. La proposta è la numero 11, 6 valori 330 euro, torniamo ancora a ricordarlo esattamente al nostro pubblico. Benissimo. Ok, grazie. Sì, sì, poi eh, andremo anche sulle. È il momento, è il momento assoluto. Voglio farvi venire una tentazione importante, signori. Eh? Tentazione importante. Di cosa si tratta, Alessandro? Tra poco ne parleremo. Di quello che si tratta? Perché rimaniamo sempre nell'ambito della. Ehm, del Regno d'Italia, poi parleremo anche di Repubblica, poi parleremo di volo, eh, come non ricordare il volo perché c'è una fortissima richiesta in ogni trasmissione e ci, ci attiviamo di conseguenza per riuscire ad accontentare tutto il nostro pubblico, ma non riusciamo mai ad accontentarlo del, accontentarlo del tutto perché qualcuno rimane veramente a bocca asciutta, come si suol dire. Allora, ehm, la collezione che andiamo a presentarvi è questa. Facciamo veramente un po' di spazio per poter, per poter andare a presentarvi quello di cui abbiamo parlato alcuni giovedì fa. Poi c'erano state delle richieste, ulteriori non avevamo più disponibilità, l'abbiamo reintegrata, ma vi abbiamo aggiunto anche altri 13 valori. Quindi avete veramente un capitolo importante, l'album lo regaliamo, qualcuno ricorderà la prima parte di, eh, di, questa, di questa proposta, dove, signori, c'erano un certo numero di francobolli della RSI, Repubblica Sociale Italiana. Facciamo un piccolo riassunto, Repubblica Sociale Italiana composto da... Pagine d'album, il regno è il regno d'Italia, no? da Umberto, ehm, il regno moderno è quello che parte da Vittorio Emanuele III, quindi entriamo nel contesto delle, delle prime commemorative, entriamo nel contesto del Novecento eh, ovviamente, e la fine è quella della luogotenenza. Hm? Gli ultimi capitoli sono esattamente questi: la luogotenenza e la fine della monarchia. Questo è l'ultimo capitolo, quindi nelle pagine del regno che noi andiamo a sfogliare eh, troviamo argomenti che vanno alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, quindi quello è un presupposto che dovremmo un po' sempre fare, ma eh, all'ascolto c'è chi conosce l'argomento e quindi cerchiamo in questo soddisfarvi al meglio. Contemporaneamente o quasi si muove un'altra realtà che è un governo riconosciuto, non riconosciuto, considerato come tale o meno, si discute molto. Perché? Perché l'emissione filatelica viene vista sulla diversa ottica. Non è così immediato, ma è un governo oppure un governo provvisorio oppure eh, impostore oppure no a tutti gli effetti lo è perché la continuità del Regno d'Italia prima dell'armistizio però parlando di francobolli che hanno la loro missione la RSI, la Repubblica Sociale Italiana, per intenderci quella del Nord, quella dei territori ancora dove erano presenti fascisti e nazisti e tedeschi, quindi fascisti e tedeschi eh, si forma con la Repubblica Sociale Italiana eh? Repubblica Sociale Italiana. Il capitolo è talmente vasto che io adesso cerco di mostrarvelo senza far danni. Anzi, non li farò certo, perché vedrete tutto ciò che adesso andiamo a mostrarvi sarà offerto nel, come prima e seconda parte. Vi saranno quindi ancora degli spazi vuoti. Per andare a colmarli con successive proposte, non è una collezione, dice cioè, beh, so dove parto, non dove arrivo, è molto, molto importante. Ebbene, tutte queste pagine le abbiamo offerte quando abbiamo a suo tempo mostrato a 49 euro la prima proposta con un certo numero di valori, eccetera, quindi le abbiamo offerte, ma attenzione, le abbiamo offerte, signori, però. Questa volta vi diamo 13 valori in più molto importanti. Vi diamo l'album sempre come offerta. Cambia il prezzo ovviamente. Chi avesse già scelto, mi dai un attimo, però devo parlare con il pubblico. Anche questa, se, dammi anche la tua, se puoi. Um, sì, sì, non aver fretta di mostrarli perché dobbiamo fare un attimo un preambolo che sia comprensibile. Allora. Chi avesse già scelto la prima parte e aveva i fogli mancherà di album che viene offerto e dei 13 francobolli che hanno una loro però importanza eh, notevole. E quindi dice ma io ho preso la prima parte, adesso vedo la seconda, posso avere solo la seconda? Assolutamente sì. La seconda parte eh, ha un prezzo che vi diciamo, sommando con la prima... Arriviamo a 299 euro. Sembra un prezzo strategico no? anziché 300, no, 299. dove vediamo tutti i fogli, vediamo l'album del regno in regalo con la sua. Eh, stai un con, me, ti prego. con la sua sovracopertina, cioè con la sua custodia. E vediamo 13 importanti francobolli in più. Quindi adesso li andiamo a vedere, eh, grazie. Io vado nuovamente a disporli assieme. 299 euro. Cristina, che numero è la Repubblica Sociale Italiana? Il 18. il 18 a 299 euro, quindi quando passano, finiscono di passare le nostre informative, possiamo collocare e scrivere il numero 18. Andiamo un po' a leggerle assieme. Repubblica Sociale Italiana, posta ordinaria. Eh, ecco qua il percorso storico. Perché le pagine d'album, poste all'interno dell'album, le ho aperte soltanto perché così riesco a descrivere meglio le diverse pagine. Partono proprio dalla liberazione di Mussolini, il, e partono dal 12 settembre del 43, quindi, quando i tedeschi poi liberano Mussolini, è eh, l'armistizio famoso il 3 settembre del 43, quello di Cassibile. E da questo momento partirà proprio la storia anche di questi francobolli, che hanno la loro importanza. Ma quello che è bello: l'organizzazione delle RSI, le truppe, eh, i militari della decima flottiglia MAS. Eh, vivono di una importante realtà fatta di, eh, di grande storia e di informazione ulteriore. Quindi, questo sarà un album: un album, signori. Che vi darà la possibilità di studiare questa storia, ma di avere anche la collocazione di diversi francobolli, perché a questo punto vi andiamo ad offrire come proposta, la numero 18, 58 valori, fogli e album inclusi. 58 valori, fogli e album inclusi. E andiamo a vederli perché il famoso fascetto, l'effigie di Vittorio Emanuele III sormontato o addirittura delle figure di, di Augusto, no? In questo caso perché facevano parte anche del quello per un, un sovrastampato per errore, così chiamato, eh, ma anche quello del 50 lire di Firenze, ma anche insomma, aspetta che vado avanti perché ci sono veramente tante possibilità. Allora abbiamo qualche chiamata, attenzione. Eh, chi dice? Ma io sai, volevo giusto l'album? Oppure ho già gli album del regno, signori. La collezione del Regno è estesa. Averne uno in più in regalo non fa male. Non fa male il capitolo, guardate i monumenti distrutti. Repubblica sociale italiana, gli anni, eh, ricordiamoli esattamente per questa proposta del 18, il 1943 e il 1944. Mm, 19... Questi ad esempio erano nella prima serie, ma io oggi vi sto presentando la prima parte e la seconda assieme, quindi veramente chiedete al nostro centralino tutte le ulteriori informazioni, dicendo ma io ho già la prima parte e quindi ho già i fogli, vorrei la seconda, vorrei la seconda, e ci troviamo davanti quindi a questa realtà di dire va bene, vado a integrare con gli altri francobolli la seconda. Invece per chi nuovo all'ascolto, guarda Fratelli Bandiera, Fratelli Bandiera anche questa l'abbiamo vista, ma ci sono poi delle realtà importanti, la posta aerea viene ulteriormente integrata, eh, Posta aerea viene integrata, eh, Guardia Nazionale Repubblicana, GNR, la sovrastampa. Erano i francobolli che appartenevano alle serie del Regno d'Italia, ma verranno sovrastampati o con le iniziali GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, quella dell'RSI, oppure con il fascetto. Si studiano questi argomenti e si studiano questi argomenti esattamente. Nel nostro catalogo perché il capitolo della Repubblica Sociale Italiana è proprio un capitolo a sé stante, vedete, 43-45 che vi permette, eccolo qua 43 -45, che vi permette di avere sott'occhio tutte le diverse serie, addirittura con gli annulli presenti, ecco le differenze annulli. Questa è una collezione nella collezione alla quale sarà giusto, i fratelli bandiera li abbiamo appena visti, vedete, alla quale sarà giusto anche magari valutare poi la possibilità di avere, non so, la tenenza eh? questo, questo sì che è da scegliere, signori, questo sì che è da vedere e da cogliere voi. Io continuo a mostrarla, ad esempio gli espressi. Eh? Guardate gli espressi, questi non li avevamo visti, no? Quindi... Chi ha la prima? sono i 49 euro chi vuole la seconda con l'album sono 2,50 la, la, la cifra è proprio è chiaro sono francobolli più rari eh? i 13 francobolli che diamo in più I, i 13 valori sono più rari sono più rari eh? e, sì, sono più rari quindi ovvio che non è il numero di francobolli ma la rarità della RSI eh? Eccoli qua, eccoli qui, guardate, guardate. Eh. Pacchi postali, eccoli qua, guardate, bellissimo. Sono i più rarissimi, però sono assolutamente, assolutamente da considerare, e da scegliere. Ovviamente i fogli e l'album sono quelli che già sono completi, eh, fogli e album i fogli sono già tutti quelli in grado di conservare ad esempio quest'altra uh, ulteriore serie ecco qua eh? quindi andiamo proprio a vedere questa è la franchigia militare bellissima eh? bellissima bellissima serie poi andiamo a vedere invece la luogotenenza, tra poco andremo a vedere anche la luogotenenza, franchigia militare, ecco quali diverse, tutte legate alla RSI, eh signori. Grazie intanto per la prima conferma, abbiamo spazio per potervi accontentare, se io le sto mostrando un pochino così a random, eh, vedete anche ad esempio GNR, sovrastampa, e eh, quindi ne abbiamo la possibilità di valutare. Possiamo rivederle? Andiamo, abbiamo ancora le immagini tra poco, perfetto. Eh, di riferimento, voglio far vedere eh, la quantità: adesso li prendo un pochino in modo così nell'insieme, la quantità di pagine che vanno a raccontare proprio la Repubblica Sociale Italiana. Ma attenzione, dice, ma sono tanti. Ne vennero emessi, cioè sovrastampati in un discreto numero. Ecco perché è una collezione che si è meritata proprio un capitolo a sé. Però signori, questo è il senso del grande collezionismo. Cioè attenzione, ma sai io vorrei sapere, noi siamo qua per darvi indicazioni, sul catalogo avrete modo, avrete modo assolutamente di scegliere proprio questa, di conoscere meglio la composizione. Ma saremmo anche noi a darvi assolutamente un pieghevole, cioè faremo una fotocopia dei nostri, nostri mancolisti, così li potrete avere e potrete conoscerli. Non è questo il problema. Ma l'importante è avere proprio anche il catalogo sotto mano che potrete aggiungere con 10 euro. Eh, il catalogo è vostro, il catalogo di tutta l'Italia e eh, quindi dagli antichi stati, periodo antico, addirittura gli universali e via, di, e via dicendo. Quindi entriamo veramente in questa possibilità. C'era un gentile telespettator telespettatore che chiedeva invece luogotenenza e fine della monarchia. Quindi andiamo a vedere l'altra... L'altro capitolo, vedete, questi entrano tutti nell'album che vi daremo, attenzione, l'acquisizione dell'album con la seconda parte, quella 250, ho detto 299 mettendo prima e seconda. Vi dà questo album nel quale potrete poi inserire le serie che andate a scegliere. Non so, scelgo la Virgilio, ma la posso mettere qui. Il capitolo RSI sta in fondo, l'altra la vado a inserire. Quindi un po' per volta, nei tempi che voi sceglierete. Signori, attenzione, è vero che tutti possiamo avere l'ansia di completare una collezione. RSI ad esempio. No? Ma diceva bene, un po' per volta, finiranno? Beh, chiaro, noi vi diamo il consiglio sempre di scegliere un po' per tempo, ma, non, ma i francobolli sono qualcosa che viene sempre commercializzato, richiesto, si cerca. Certo, magari più tempo si aspetta, più costeranno in più, ma, ma entro certi limiti. Quindi la passione del raccogliere, del tenere, è una cosa che si spalma nel tempo. Io veramente, perché non vi mostriamo la terza o la quarta parte? Tra l'altro, è proprio un capitolo diciamo nuovo, anche se storicamente era già ovviamente parte della seconda guerra mondiale. Ma perché vi suggeriamo con 299 euro di formare già tutte le pagine d'album con le relative taschine. Quindi quello che può mancare, lo sapete, lo vedete anche nell'album. L'album stesso, quindi formate già la struttura, la costruzione eh, dell'insieme e la prima e la seconda parte vi danno già 58 valori, quindi avete una buona base. Poi dici: Guarda, io aspetto, fra un mese, fra due mesi, quando magari pago questa parte in due soluzioni e poi quando ho finito di pagarla, vedrò mi aggiungo la terza parte. Ma è così che si formano le collezioni le collezioni, questi grandi capitoli che possono avere. Inizio e fine anche nello stesso loro tempo, cioè non voglio tutto il regno, mi fermo alle collezioni della seconda guerra mondiale di quel periodo storico, dal 39 alla luogotenenza? Va benissimo, lo posso fare, vi faccio vedere la luogotenenza proprio perché ne stiamo parlando. Questo è realmente l'ultimo capitolo del regno. E si può addirittura collegare alla Repubblica, ma qui siamo nel regno perché il, il re di Maggio, Umberto II, figlio di Vittorio Manuele eh, III, quando abdicherà, anzi, quando firmerà l'armistizio, poi dovrà lasciare lo spazio al, al, al re di Maggio, sarà la luogotenenza perché la monarchia sì, ma c'è aria che qualcosa dovrà cambiare in Italia, no? E allora questo è l'ultimo capitolo, andiamo a vederlo, vi do subito il prezzo, attenzione, sono 77 ,50 euro quindi numero 19 Enrico puoi togliere, ah scusa bravissimo, scusa, giustissimo, io ero ancora rimasto a chiedere fosse il fascino vecchio, mamma mia che velocità, eh? se prima del prezzo, no dopo il prezzo l'ha messo, benissimo. 77,50, giustissimo. Dici ho oh, i fogli, ma mi servirebbe l'album, lo posso comprare l'album? Certo, costa 50 euro, potete comprarlo. Tenete presente che nella seconda parte è già offerto. Quindi tenete presente questo, signori. Nella seconda parte lo avete, seconda parte della Repubblica di Salò. Non mettiamo troppa carne al fuoco, ma spero di essere stato chiaro, abbastanza chiaro. Allora andiamo a vedere un attimo la, eh, la luogotenenza che ci parla. Vedete la prima immagine e proprio racconta della Repubblica di Salò come evento storico. Inizia la guerra in Italia. Qui vedete tutti i francobolli della luogotenenza, cioè di uno specifico periodo storico. Nella, nella collezione in Italia, ovviamente, le collezioni italiane ed è la numero 19 il 1944-45, quindi 43-44, abbiamo visto eh, Repubblica e Salò, il regno d'Italia, cosa continuerà a fare? Beh, utilizzare i francobolli che c'erano precedentemente, ma dovrà poi in un certo senso muovere in questa direzione, togliere i fasci, ad esempio, eh, sovrastamparli imperiale, la famosa imperiale perché il re esiste ancora, c'è ancora, mica è stato trucidato esiste ancora imperiale senza fasci, quella del novembre del 44, eh, a 77,50. Poi vedete, guardate, sono, sono con le taschine, sono piene, eh, non sono vuote. Questi sono i francobolli, non è che poi devo andare a cercare un pezzo mancante, no. C'è un'unica eccezione che è un naturale, chiamiamolo così: una sovrastampa in rosso. Ci fu un errore, di, di, fu necessario. Quindi, quello diventa raro come, come i gronchi rosa. Eh, quindi, da cercare, ah, scusami, sto muovendo di tutto di più. 77,50. Eh, 77,50. Quindi, teniamo ben presente il, il, la scelta di questa, di questa proposta. Andiamo, grazie ovviamente a chi sta confermando. Vado avanti, vanno visti sulle due parti. Ecco qua il mancante sovrastampa in rosso, è quello mancante prima: emissione di Novara con fasci. Adesso guardiamo in basso. Andremo a vedere in basso anche eh, il maggio del 45. Eh, il maggio del 45. Ancora presenti, vedete, si utilizzavano i francobolli che ormai avevano eh, un valore diverso, però eh, bisognava in qualche modo affrancare le buste. Seconda emissione di Novara, senza fasci, vedete. Maggio del 45, è chiaro. Quindi, ne vediamo la completezza. Grazie per la conferma: 77,50, signori. 77,50 euro, seconda imperiale senza fasci, eccola qui. Seconda imperiale senza fasci, e l'espresso per l'interno. Quindi avete visto? Sono tutti e 28 i valori. Fogli. Attenzione signori, vi dico solo una cosa però: io ho ancora tre chiamate disponibili. Una è già stata confermata, va bene. Ho solo più tre chiamate disponibili. e eh? Quindi non che non le troveremo, non le cercheremo, ma in questo periodo, in questo, sappiamo, nei nostri cavoce ne sono soltanto tre. È proprio una segnalazione che vi do. Eh, se volete vi faccio vedere addirittura le mie note sul listino. Eh? Eh, le mie note sul listino proprio per informarvi in questo. Allora, siete tutti... Tutti al telefono, mi raccomando, eh, prenotatevi. Adesso vi rispondo un attimo a Cristina. Sì, sì, vieni pure con me. Ecco, solo un attimo. Dammi la linea. Ecco, solo un attimo perché abbiamo chiamate in contemporanea. Quindi non è che non vogliamo rispondervi, ma eh, vabbè, in caso riprenderemo. Scusate, se non riuscite a trovare la linea libera o vi risulta libera, perché abbiamo i telefoni diciamo, a cascata, caduta di, di, come. Com cioè non risulta occupato, ma eh, suona, ma non possiamo rispondervi. E perché, mi raccomando, però, fa fede eventualmente, se era per una conferma, il momento in cui avete chiamato, quindi eventualmente ve lo teniamo eh, cioè, mh, disponibile, siete arrivati comunque ancora in tempo, siete ancora in tempo. Prendano anche la Repubblica Sociale Italiana, signori, prendano RSI, prendano Luogotenenza, mettano assieme, certe volte parliamo di serie a 1000 euro. Qui siamo a 2,99 più 77,50. Avete tutta la realtà dei due anni della fine della guerra, prima della Repubblica. Quindi avete un panorama eh, che eh, dovrebbe. Eh, io veramente vi, vi segnalo questo, eh, vi segnaliamo questo, quindi il mio invito così avete anche l'album, cioè sono due capitoli che veramente concludono tutto il grande ciclo del regno partendo dal Novecento, dal 1900 fino ad arrivare al 45 46, vedremo tra poco la prosecuzione. Quindi attenzione, valutatelo veramente perché poi ripeto. Ma sai. Le pagate in due o tre mesi, le pagate di qua fine anno, è possibile? I 7750? No, quello no. Però se aggiungete e eh, eh, facciamo 299 più 77,50 ci va bene, allora me lo spalmo eh, fine ottobre, novembre, dicembre, è possibile questo? Eh? Ovviamente un, un minimo di cifra va considerata con il massimo rispetto dei 77,50. Bravissimi. Molto bene, benissimo. Seconda parte di R6. Siccome quando le ho presentati qualche settimana fa c'è stata una. Abbiamo dovuto dire basta, arrivavano 15 chiamate nel giro di pochi secondi, di pochi minuti se non esageriamo: pochi minuti. Ma ehm, adesso che è giunta abbiamo la prima e la seconda, giustamente eh, mi fa piacere questa continuità d'ascolto. La seconda parte, Cristina, ti prego, suggerisce anche la luogotenenza. Veramente, suggeriscila anche perché quei 77.50 vi trovate il parallelo quasi, cioè la consecuzione o oh, un momento quasi parallelo di quello che eh, abbiamo da, eh, da darvi. Quindi mi raccomando signori, eh, e tra l'altro la luogotenenza è importante, adesso vi faccio vedere proprio... Lo stato delle cose, guarda, eh, vediamo un attimo Luogotenenza, bellissima, 77-50, guardate, due capitoli, eh. Luogotenenza e fine della monarchia, combinazione, no combinazione, leggiamo le truppe della Repubblica Sociale, cioè si va proprio a, a incanalarsi, si va proprio a collegarsi, questo è un senso della collezione. Collezione non è scelgo mille cose a caso, basta che ci sia la qualità, eh, la quantità. La quantità eh? E poi una cosa, signori, una cosa: il, signori, una cosa importante il vedere non costa niente. Quindi volete vedere, cioè voglio vedere come è fatto. No, nessuno dirà no, adesso la prendi. Eh, potete ricevere il nostro consulente senza nessun impegno e ve la mostra. Possiamo anche spedirle ovviamente, eh? Eh, non ci sono spese di spedizione scegliendo queste realtà. Sopra i 125 euro non ci sono spese di spedizione. Quindi, guardate che bellissimo! Eh? Guardate che è molto bello. Io, io insisto, mi permetto di insistere perché poi su queste signori, su queste realtà, stanno collezionando anche. Stanno collezionando anche chi colleziona Repubblica sta mettendo il, il, il braccio, il piedino, su questo periodo storico. Quindi chi sta collezionando Repubblica non costa niente vederla. Eh? Quindi, bene, così fate bene, perché vedere è veramente un invito nel farlo. Quindi grazie. In visione, sempre in visione. Attenzione, quello che noi scriviamo, diciamo, in visione, ma è tutto in visione. Anche quando uno conferma, dice voglio questa e l'altra in visione. State tranquilli. È tutto in visione. Anzi, date pure no, la responsabilità a me dicendo: guarda, non volevo prendere la, quella parte lì, volevo solo l'altra. Alessandro ha così tanto insistito. La Cristina, no, perché è educata, magari lo suggerisce. Ma perché insistere direttamente è brutto. Insistere verso tante persone è, è più valido. Quindi, insistere, gli ho fatto piacere ad Alessandro, ho chiesto di vederla. Perché non sarebbe la prima volta in certe collezioni che poi quando arriva, certo, però era interessante e c'era anche l'album, eh, se, eh, se sapevo, avrei chiesto anche di vederla. Dobbiamo venire, non ci pesa in più, signori. Non ci pesa. È come se ogni volta che dobbiamo, dal nostro cavo portare qua gli oggetti, sarebbe stato qualcosa di pesante poterlo portare. Eh? Quindi. Allora, ancora telefoni che squillano: stanno confermando Repubblica Sociale, va benissimo, stanno confermando luogotenenza. Al momento, ancora disponibilità. Sento un telefono che squilla, non abbiamo abbastanza persone per potervi rispondere, vi chiedo solo un attimo di pazienza, solo un attimo di pazienza. Il collegamento è qualcosa di assolutamente diretto, diretto proprio alla scelta. Quindi, seconda, è giustissima, è giustissima. Io sento. Vi abbiamo dato la prima, non avevamo ancora disponibile, era un'anteprima, l'abbiamo ricordato, anteprima assoluta, non avevamo ancora disponibili i 13 rari francobolli che formano la seconda parte. Abbiamo deciso di regalarvi l'album perché è il giusto contesto, una linea libera adesso, benissimo, è il giusto contesto e qui metterete le pagine che vi offriamo già con i 7750 e le, eh, le pagine che avete già scelto o che scegliete oggi con la prima parte quindi tutto entra qua dentro guarda che bellezza andiamo a vedere come sono fatti eh. andiamo a vedere come sono fatti allora io sono così apro eh, vedete vado a collocare all'interno la luogotenenza adesso scusate devo raddrizzare un attimo i fogli eccoli qui tanto ci sono, le pagine sono numerate eh, ovviamente non è che eh, allora. Prendano prima e seconda, così avete l'album signori, con RSI. Questo qui è un foglio che serve ovviamente a proteggere. Eccola qua. Ecco qui, vedete, C'è ecco. l'album che è bellissimo, vedete? La, nella parte entra anche la luogottenente, volendo. L'album poi si chiude, è bellissimo. Tra l'altro, facciamo vedere questo album perché c'è la sua sovracopertina. Guardate che bellezza! ecco qua, entra. Regno d'Italia, regno d'Italia, e qui qualunque serie, guarda, mi piace da impazzire la serie Augusto che era del 1900, degli anni 30, mi piace il Virgilio del 1930, lo inserisco qua, Regno d'Italia, guardate, e poi tra l'altro questo è il brevetto Bolaffi, eh? guardate che bellezza il lavoro che accompagna la corona, eh, questo. Questo è assolutamente RSI, la seconda parte all'album, le pagine sono nelle, nelle parti che vi state già offrendo. Eh? Quindi senza nessun impegno, senza nessun impegno. Tra l'altro se anche andassero spediti sopra i 125 euro non pagate spese di spedizione. Tutto bene Cristina? Grazie. Brava, brava, ringrazia a tutti, non ti disturbo perché sei dietro a chiamate, a richieste. Chiedo solo un attimo, signori. Eh, grazie per le vostre richieste che state aggiungendo o richieste di informazioni ulteriori. Lasciate solo un attimo il telefono libero perché ho ultimissima, mi sembra, sul tenenza e, eh, e qualche possibilità ancora sulla, eh, sul... Eh, sì, 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 eh, vieni a vedere un attimo, vieni a vedere come è formato, vieni a vedere come formato un attimo e eh, andiamo a vedere come sono gli anelli, vieni a vedere un attimo gli anelli. Guardiamoli bene. Allora si apre, ecco bravo, stavo cercando di indirizzare la telecamera in modo giusto. Basta una semplice pressione, tac, eh, E per chiudere una semplice pressione, non ci vuole la forza, assolutamente. Eh, eh, mia zia che ha 85 anni l'ha assolutamente aperto senza far danni. E eh, va bene che è informa. Eh, no, non sto scherzando, eh, assolutamente, però no, veramente non, non dà problemi. Entra, allora, luogotenenza, vediamola. Signori, se ne parla e vediamo anche, ti prego, eh, Repubblica Sociale Italiana, perché Repubblica Sociale Italiana entra perfettamente nello stesso contesto, eh? entra negli anelli, vedete sugli anelli ovviamente, adesso io la tengo ancora fuori perché voglio mostrarla televisivamente al meglio, ma la storia, eh, mi fai vedere, è un'immagine della Repubblica Sociale Italiana, ce l'hai già? La possiamo vedere un attimo perché qui l'abbiamo registrata pochi istanti fa quando ve l'ho presentata per la prima volta. Allora ricordiamo, eccola qui, eccola qui. È bello perché con le, gli argomenti trattati da Repubblica Sociale Italiana, quelli che anticipano ovviamente le pagine dei Francobolli, tutto l'insieme vi viene ovviamente dato, ehm, parlano dell'armistizio e le pagine iniziali del, della loro tenenza parlano della. Eh, di quello che invece è stata la Repubblica Sociale Italiana. Quindi c'è un, un collegamento assolutamente diretto, assolutamente diretto. Quello che voglio ancora ricordarvi signori, e adesso poi procediamo perché, è l'importanza nei testi, ad esempio... Eh, la fratellanza d'armita lo tedesca, l'asse, quello che abbiamo mostrato prima. Viene un attimo qui. Sto parlando di testi no? dedicati alla Filatelia Augusto, dove si, cioè sono serie importantissime. Questo è il mio testo, quindi, eh, però cioè se ne parla e sono le serie più citate. Guardate qua ad esempio c'erano le colonie, quelle d'infanzia che vi ha presentato Massimiliano Martedino. C'è un collegamento proprio diretto anche, come anni la filatelia non procede per salti, come la natura stessa. E questo è molto importante da ricordare proprio. Voglio farvi vedere ancora un'altra importante attenzione. Sì, sì, vi hai pure sul, sulla serie. Ma facciamo così, perché voglio cercare intanto. ecco. Guardate, guardate, come sono studiati nei testi bellissimo come sono studiati nei testi le emissioni della Repubblica Sociale Italiana, le emissioni della Repubblica Sociale Italiana, come sono studiati nei testi e guardate come sono studiati nei testi i francobolli della luogotenenza, quelli che adesso state avendo con i 77 e 50 signori. Quindi stiamo parlando di alta filatelia. Alta filatelia non vuol dire cifre impossibili, vuol dire qualità, difficili a trovarsi. Quello sì, perché francobolli che hanno viaggiato annullati, non sovrastampati dalla RSI, ma annullati, hanno un valore molto inferiore. Ah ma l'ho visto, sai, su internet, molto inferiore. Non parliamo di assenza di dentello, inqualificabile, ma questa è la qualità Bolaffi, è questo che voglio segnalarvi. Posso rimanere in compagnia della sfilata di Francobolli che abbiamo mostrato? È possibile? Lo facciamo un attimo, magari io in piccolo, però ci tengo, eh, così Francobollo si vede meglio, ci tengo veramente a invitarvi a questa realtà. Eh, perché ha un senso. Basta comprensibile, diciamo, ma è complicato, basta spiegarsi bene, signori. Basta spiegarsi bene. Allora, li vediamo. Questo, questo, stiamo vedendo eh, la Repubblica Sociale Italiana: 299,58 euro. 58 valori. La seconda parte, se avete già scelto la prima, costa non 2,99 ma 2,50. Perché avete già la prima? È eh, da 49 euro, che, se avete già scelto. Parlino con il nostro centralino e qua per darvi tutte le informazioni di caso. Io vado avanti signori perché ho portato, è una serata veramente speciale, c'è tanto, c'è il giusto da vedere, non troppo, tanto ma non troppo e il giusto. Perché? Siamo arrivati alla logotendenza come storia, è una storia ancora vicina, che va ricordata, continuano a uscire i libri, eh, continuano a uscire la storia siamo noi bellissimo, no? condotto eh, sui canali nazionali, c'è un traino incredibile perché piace moltissimo veramente la storia della seconda guerra mondiale. Allora, è la sedita del tedesco, 85 euro signori, ho solo più due chiamate, due, una la scelta è gentilissima signor Ignazio che saluto. 85 euro l'asse Italo-Tedesco se non eravate all'ascolto. Qui siamo un po' prima, eh. siamo come anno ovviamente, siamo nel 1941. Asse Italo-Tedesco, numero di riferimento, numero di conferma per l'asse Italo-Tedesco, serie di 6 valori, numero 17. Vedete, sono in ordine cronologico, la 17 41, la 18 43 44, la 19 luogo 44 45. Adesso signori vi presento però la prima serie della Repubblica, addirittura emessa quando ancora preparata quando ancora non si sapeva delle sorti eh, e del destino della se sarà Repubblica o meno. Non si sapeva, non si conosceva. E infatti, adesso vi andrò a presentare. La devo cercare, possiamo vedere un attimo quello splendido Augusto eh? che così eh, mi permette di cercare la famosa serie della Democratica? Numero, certo. Anzi, sai cosa facciamo vedere? Ma facciamo vedere ancora un attimo la sizza allo tedesco, dai, se no andiamo veramente un po' troppo. Quindi, quella numero 17 che abbiamo appena mostrato, ecco, così io vado a recuperare. L'importante serie, la prima della Repubblica in assoluto, ah, era qua, vedi, ho visto male io, vedi, mi sono un po' tolto, ho preso in mano troppe serie. Allora, guardatela qui: La Democratica viene considerata una delle più belle, come Italia al lavoro. E attenzione, se abbiamo parlato di luogotenenza 1944-1945, qui parliamo della democratica con 23 valori, tutti 45-48. Non pensiate, signori, che ne faranno chissà quante, eh? Quanti, quante serie differenti, no? Bisognava ripartire in qualche modo. Guardiamola. Anche non dico il religioso silenzio perché vi parlerò, ma mh, veramente l'Italia stava uscendo da, con le ossa rotte come tutta l'Europa, eh, vincitori e vinti. E guardate come sono questi frangenti: parlano da soli. Andiamo a vederli, ti prego uno per uno. Io vi do subito il prezzo, perché tanto poi me lo chiedete in giro di due minuti. 590 euro. Attenzione qui, talmente importante lo stato di conservazione di questa serie, eh, cioè la qualità, la sua bellezza filatelica, che il certificato ci segnala un 50% di qualità. 50% di qualità con i valori più rari rappresentati, quello della famiglia, quello della fiaccola della libertà rappresentati. Eh. Guardate la firma di Bolaffi, bordo foglio, chiaramente la fotografia è esattamente di questa serie, eh. non è di una fotografia tipo, come diciamo noi, iconografica, che rappresenta idealmente, no, è questa, non altra. Allora, andiamo a vederla uno per uno, uno per uno. 50% di qualità e qui ci sono quello che l'occhio nudo può vedere, quello che l'occhio al teleschermo può vedere perché il francobollo è ingrandito di, di 10 volte eh, di 15 volte, quindi se ci fosse qualcosa che non va lo vedreste, ma tanto noi garantiamo. Eh, qualità 50% signori, del 45% è quasi eh, un, un fior di stampa è quasi un fior di stampa. Mm. Quindi attenzione, è eh, attenzione. Facciamo vedere l'album che stanno anche chiedendo tutti l'album, eh, lo facciamo vedere. No, non è ci sono altre due parti, una parte, una una quarta parte. RSI, una serie importante, signori. Sì. Quindi prendano veramente in considerazione ehm, la, ehm, poi parleremo ancora di RSI perché c'è molta curiosità. Giustamente, c'è molta curiosità, signori. Adesso facciamo rivedere eh, senza problemi. Ed è completa tranne, tranne un naturale. Allora facciamo vedere... Eccola qua eccola qua allora scusate ma abbiamo veramente tante chiamate in corso ancora su RSI e luogotenenza eh? la terza è la terza parte che comporta... bellissima bellissima bordo foglio allora pensate signori quello che è il tema importante eh, Fondamentale della democratica, dove eh, gli artisti eh, Paschetto, Paolo Paschetto, Melis, Mazzotta, furono, furono veri e propri artisti che disegnarono Renato Garrasi, quell'albero schiantato che mette nuove fronde con l'Italia che sorge sullo sfondo, quindi disegnatori e li vedete in basso. Eh, in basso ovviamente, adesso l'ingrandimento non credo possa arrivare a tanto, ma il nome di Garasi è qua. La qualità del 50, guardate l'albero schiantato e qui muove verso l'alto, seguilo piano piano, guardate la, eh, la Minerva, l'Italia turrita, quelle che sono comunque le immagini allegoriche che risorge, è un'immagine veramente incredibile. I colori stessi sono colori immediati. Da tonalità mh, di tipo eh, assolutamente, assolutamente eh, legato al periodo, la famiglia, quindi il ripartire proprio dalla giustizia e dalla famiglia, fondante no, per l'Italia, quindi questo è proprio importante poterlo considerare. Allora, il, L'insieme di questa proposta è quello che vogliamo veramente invitarvi anche il bordofoglio firmato Bolaffi. Eh, bordo firmato Bolaffi. Allora, giustamente c'erano richieste sulla RSI con segnalazioni anche sul, sui tempi. Scusami, sono in diretta, ma ecco la RSI per comodità la possiamo vedere insieme. Perché se voi utilizzate eh, l'album della allora, facciamo una cosa, Cristina. Facciamo che questa sera chi sceglie prima e seconda di RSI? No, non posso, non posso. Allora, facciamo una cosa. Chi sceglie questa sera prima e seconda di RSI? O oh, attenzione. Ha già scelto la prima e sceglie la seconda. Io do in regalo il catalogo Volaffi, dove dentro potranno vedere tutto. Va bene? Quindi non ti preoccupare del passato, perché tanto chi. anzi, la faccio più semplice. Chi sceglie la seconda parte di RSI, cioè a 250 euro, mm, diamo comunque in regalo il catalogo Volaffi. Cosa vuol dire? Che se avete già scelto la prima, state tranquilli, scegliendo la seconda, questo vi arriva. Va bene? Facciamo così, poi te lo specificherò dopo, non ti preoccupare. Quindi sulla seconda parte, se ovviamente scegliete la prima, la seconda chiaramente vi arriva insieme, ma perché? Perché così diventa chiaro potervi segnalare, potervi dare quella che l'esatto contenuto della nostra della proposta. Cioè il capitolo RSI ce l'avete, Repubblica Sociale Italiana ce l'avete qua, eh, ovviamente. E sfogliando le pagine vedrete quelli che sono i valori. 58 li avete già. Attenzione, non è di qua a fine, a fine capitolo, eh. Cioè sono un certo numero, ma finisce qui. Quindi attenzione, non è che sono migliaia di francobolli, sono due anni e, e, e di, 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 di Repubblica Sociale Italiana. Questo lo diamo in regalo, quindi ti chiederò gentilmente quando puoi, perché adesso si è subissata anche di informazioni, ehm, così mi piace potervi dare informazioni, avete proprio la percezione di tutto quello che consta il nostro, ehm, la nostra proposta. Nello stesso tempo andando avanti troveremo chiaramente, eh, vedremo anche la logotenenza, quindi avrete anche la logotenenza quella 7750 a cui abbiamo fatto riferimenti. Riferimento, scusate, adesso ve la sto cercando, eh. ecco qua. La luogotenenza, quella 77-50, la andiamo a leggere. Vedete, 1944-46, imperiale senza fasci. Eccola qui, questo è quello mancante che abbiamo detto come riferimento e poi è finito. Quindi, attenzione, è, una, è già una collezione pressoché completa importante ricordare con quell'eccezione che abbiamo fatto ricordare signori è giusto sapere dire sì, voglio capire è come quando uno si prende vabbè prendo ah, questo è il regalo poi ce ne sono altri 100 è giustissimo eh? e, saperlo tengano presente che si va anche a collocare per esempio nella seconda parte certe rarità maggiori e questa è la differenza anche di prezzo e poi una cosa signori chi ama queste cose? Il collezionista vorrebbe finire il prima possibile, non una collezione. E poi si rende conto che dice, beh, adesso cos'altro colleziono? Quale altro periodo storico? Quando si è collezionisti dentro ehm, bisogna sempre rimanere sul cammino. È come il buon camminatore che quando arriva alla meta già pensa alla successiva. No? Cioè, è la strada che fa il cammino, no? è la strada, non è il punto di arrivo. E così, dai, lo sappiamo, lo sappiamo, diciamocelo, no? esplicitiamo insieme questa passione comune che ha Bolaffi e che avete voi all'ascolto, anche perché in questo caso state fondamentalmente scegliendo se magari per fare un regalo, magari lo regalate a vostro marito o lo regalate a una persona cara che sapete amare, ma fondamentalmente per voi in questo caso, poi ci saranno altre occasioni di regalo, abbiamo gli artisti Italia bellissimi, ma qui si, si va su un percorso più mirato, più centrato, più, più cronologicamente corretto. Allora torniamo a vedere la Democratica, signori mi stupisce, ne ho una, eh. Al 50%, non come prima ne ho due sole, due... Ecco. Intanto luogo Terenza, attenzione, una sola chiamata disponibile. Eh, perché allora abbiamo dato intanto la Cristina ha fatto le sue ricerche abbiamo dato anche quelle due che erano nei negozi quindi le abbiamo già bloccate opzionate per eh, il nostro pubblico quindi solo più una chiamata 7750 logotenenza eh, e invece abbiamo una chiamata perché era una disponibile ancora è qui come vedete ancora non l'ho esclusa a 590 per la democratica per questi importanti valori che sono, ehm, Ok, così chi sceglie la seconda parte sa che anche se aveva già preso la prima avrà in omaggio il catalogo, scusate, questo ehm, quest importante riferimento alla democratica, 590 euro non linguellata, la serie, 50% di qualità, quindi le condizioni migliori, non timbrata, non annullata ovviamente, il martello che spezza le catene, sono colori più freddi. Eh? Non possiamo immaginare un arcobaleno sull'Italia che cercava di ricostruire, di guardarsi attorno, di capire cosa era successo, dove ci eravamo infilati tutti nella seconda guerra mondiale. Eh? Sembra facile, no, ma no, tanto non succede. E poi ci si trova dentro e, e non si riesce più a uscirne. Questa quest immagine emblematica, una mano nel solco di una bomba, terra arida, una mano che deposita un ramoscello d'olivo o, o pianta il primo ulivo, simbolo che era pianta sacra per gli antichi romani, no? se si tagliava un ulivo si veniva giustiziati, a morte si veniva condannati all'antica Roma. Allora, ehm, si, si, 30, 20, sono, sono questi i valori, 15 lire nelle Poste Italiane. Adesso io vado un attimo avanti, eh, vi faccio vedere, ci sono tante cose. Allora, voglio mostrarvi il francobollo, che è considerato più raro in assoluto, più importante, mettiamo così, e anche più raro eh, della, della Repubblica. Ed è questo che ho tra le mie mani, molti diranno i Gronchi rosa, attenzione io qui stasera ho di più ancora perché ho il Gronchi rosa ricoperto, ho il Gronchi rosa ricoperto del volo speciale del Presidente il 6 aprile, il volo speciale del 6 aprile 61, Presidente Gronchi, quindi siamo davanti a un, doppio, a un Gronchi rosa doppio ricoperto, eh? quindi guardate è qualcosa di incredibile. Ma Nonostante tutto quello che viene considerato a parità di condizioni il più richiesto e più raro, è un francobollo che forse così lì per lì non vi dirà molto. Ma non lì per lì. Poi entrando lo vedrete per chi magari mastica un po' meno di filatelia, chi invece è esperto, beh, non potrà che essere d'accordo con me su questo perché non è una mia opinione, è un'opinione veramente totale, ed è questo questo francobollo qua. Pacchi postali. Allora, se noi vediamo quel genietto che cavalca, c'è un genietto che cavalca, eh, il genietto che cavalca ci riporta alle prime missioni eh, di Sardegna, quando ancora eh, non, eh, non si utilizzava la posta per i pacchi postali, i privati, diciamo così, venivano incaricati di questo servizio dei privati, esisteva già allora. Poi invece diventerà patrimonio statale tutto questo. E il percorso proseguirà nel regno eh, con varie ed eventuali puntualizzazioni. Nella Repubblica si arriva a un valore alto, il 1000, eh, che diventa questo grigio-azzurro, che diventa veramente un qualcosa di molto raro e molto importante, al punto che anche nelle riviste di settore ne, ne dedicano articoli interi. Ho un 60% di qualità per questo cavallino, si rifà ai cavallini sardegna così chiamati, col genietto che suona la tromba, detto anche corno di posta, ma per quanto concerne proprio il, il tema di questo corno che viene suonato, qui ne abbiamo il mille azzurro oltre mare vivo, in realtà è detto che è già azzurro, ma il colore esattamente tecnico è quello eh, azzurro mare vivo. Qualità straordinaria 60%, siamo nel 1954, 1954. Se i gronchi rosa mediamente si parla di 1.500, 1.600, cifra molto buttata lì perché dipende da qualità da un sacco di fattori. Qui parliamo di 4.000 euro per il cavallino, il 1.000 lire, cifra elevata, eh, attenzione, elevatissima. Azzurro oltremare vivo, cifra elevatissima. Poi arrivo alle buste, grazie per la richiesta. Certamente, arrivo alle buste, prima e seconda parte. C'è un perché in tutto questo, signori? Quando uscirono, anche i filatelici non degnavano di grande attenzione, ma non c'era stata grande tradizione. Sì, nel regno, però e poi un valore alto costava, signori. Se potessi avere, eh, prima erano delle 200 lire, poi 1000 lire al mese, era uno stipendio. Era uno stipendio, cioè un po' prima, certo, perché la canzone non è esattamente di quegli anni, credo, credo sia un po', un po precedente, ma erano soldi e quindi se serviva quel francobollo si utilizzava. Si separava, uno rimaneva all'ufficio postale e l'altro seguiva il percorso del pacco. Quindi non lo notavano, li utilizzarono. Cambiavano poi i valori, cioè, quindi avere il mille lire sul bollettino e sulla ricevuta, eh, la matrice, la figlia, prenderà poi diversi, diversi nomi nel corso del tempo, è qualcosa che, eh, che è importantissimo. Infatti ne abbiamo uno e lo presentiamo eh, da, 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 da appena possibile. Quando arriva un cavallino, il mille lire è pacchi postali, Assolutamente lo presentiamo. Andiamo a vederlo, ti prego. Numero 24, signori, grazie per. Quindi, chiaro, Cristina, omaggio del catalogo sulla seconda parte. Ovviamente, chi ha scelto prima la seconda parte di diritto. Eh? Dai, ho fatto questo sforamento al budget, ma va bene, dai, sono contento che accada in tal senso solo per quanto riguarda RSI, eh? ovviamente. Allora, eh, siamo alla Virgilio, siamo, scusami Virgilio, siamo ai mille lire cavallino, 60% di qualità? Bene, ma vorrei sapere un po' di più attorno a questa, a questa realtà. Vorrei capire qualcosa di più attorno a questa importante chance che mi dicono stanno offrendo. Hm? E va bene allora, cercheremo di informarvi maggiormente. Un attimo solo, che lo chiariamo subito. Gli album della Repubblica Italiana e tutte le pagine d'album sono offerte in genere con gli anni 60, ma non preoccupatevi di questo, eh? nessuno vi desidererà una pagina eh, o oh, ci mancherebbe. Allora, guardate. Questa è Repubblica, pacchi postali, 46,51, corno di posta, filigrana a ruota, ruota alata, filigrana laterale, così chiamata, ruota alata laterale. E qui abbiamo tutti i valori dei pacchi postali. Ne manca uno solo. Qui siamo 46,51 E qui che c'è una traccia, ma non vediamo un azzurro vivo, oltremare, l'alto valore è lì da mettere all'interno, da collocare all'interno alto valore cavallino sardo, quello che abbiamo visto, il cavallino così chiamato, esattamente quello che... il mille lire. Proposta numero 21, 15 valori, quello che è incredibile è che sono anch'essi al 50%, anch'essi al 50%, 2325 euro, signori. Numero 21, 2325 euro, certo. Così sappiamo, cioè, ah, mamma mia, sono 6325. Signori, non vi stiamo dando, vogliamo veramente. bisognerebbe far comparire in alto la scritta rarità, non importa, non scriviamo nulla. Non nulla. 50% di qualità corno di posta. 50% di qualità del francobollo, che in successione il mille lire va, esce successivamente. Era necessario un valore più alto, questi non è che li butteranno perché tutto va al mille lire, verrà aggiunto successivamente. Cioè a distanza di tre anni, dal 51 continueranno e qui avremo, cioè sarà necessario avere ancora questo valore in più, cioè il 1000 lire. Valore, ricordiamo, importante già allora. Eh? Importante è Importante e da scegliere già allora. E stiamo toccando queste serie della Repubblica dei primi anni, signori. Eh? Stiamo toccando e incontrando queste serie così particolari. Osserviamoli un attimo ancora, certamente. Bene signori, allora eh, ci siamo, e eh. siamo qua. Intanto, grazie eh, per esplicitare le vostre, eh, le vostre richieste, grazie assolutamente in questa, eh, in questa opportunità. E andiamo a questo punto, ci sono tante buste da vedere. C'è il Penny Black. Stasera vi ho portato eh, un'importante possibilità legata al Penny Black. Prima, però chiudiamo con due visioni che sono il 1950 abbiamo saltato no, l'anno eh, perché siamo andati subito ai pacchi postali, qui pronti a essere ovviamente su richiesta nuovamente presentati e eh, dopo la democratica andiamo a gustarci la famosissima, altrettanto famosa Italia al lavoro, la democratica, il martello che spezza le catene, la fiaccola della libertà e della speranza, e il terreno arido dove viene piantato un alberello di ulivo, la democratica in Italia si rimbocca le maniche, siamo nel 50, eh? ormai qualche anno è passato, serie anche questa fondamentale, attenzione eh, la filigrana è sempre quella a ruota e andiamo a vedere la serie quindi, fondamentale, quella la prima, che è questa, dove le regioni d'Italia, Abruzzo e Molise verranno accorpate assieme, mostrano quelle che sono le loro abilità eh, tra l'artigianato e l'agricoltura, ancora un'Italia dove la, si sente forte l'aspetto eh, della terra, ma, ma oggi si sta riscoprendo nuovamente, quindi quanto mai attuale. Immagina dove l'alta la, verticale permette veramente di rappresentare una pittorica, tutto sommato, eh, sembrano dei quadri, e eh, le vediamo insieme. E quindi la fucina per la Valle d'Aosta. L'officina per il Piemonte, anche qui attenzione per Italia al lavoro. Qualità Bolaffi sempre a indicarla non linguellata. Il cantiere per la Lombardia, serie importanti, 130 euro. Signori, eh? 130 euro. Il cantiere per la Lombardia e poi il tornio per la Toscana il tombolo labruzze molise la proposta era numero 23 signori 23 e poi le arance a Sicilia e poi abbiamo la campania Quei lavori che legano è in vicinanza il mare, le reti lo scalo per la Liguria costruire le barche il timone il Veneto, 130 euro, 1950, arrivate signori fino al 50, anche chi sceglie il regno, arrivate fino al telaio della Calabria, ma è una cosa cambiata, ma il decennio dagli anni 40, il 40 e dal 50 è un decennio ricchissimo, importante e non impossibile, la vendemia Puglia, le olive basilicata, il carro per il Lazio caro a tiro. le greggi, la Sardegna, l'aratro, l'Umbria, 130 euro, sì, qualche possibilità. E poi ancora vediamo il legname Trentino Alto Adige, anche qua Trentino Alto Adige, poi grano turco, Friuli, Venezia, Giulia. La can questo sarebbe un bellissimo regalo da fare anche. La Canapa Emilia-Romagna, il raccolto le marche. Cioè, ma come un regalo? Sì, quasi da incorniciare la pagina con questi francobolli o formarne una, poi per carità, eh, l'origine della Repubblica porta sempre serie molto importanti, molto importanti. Il raccolto per le marche. Quindi stiamo eh, assolutamente ancora sulla proposta. 130 euro signori, ne abbiamo 5, esattamente 5, e eh, non 10, 5 disponibili. Siamo ben dentro, vero? Sull'immagine, perché eh, la qualità credo si passi. Sono ancora colori in un certo senso ereditati dalla democratica. Eh, I rossi sono più, più aspri, sono più più algidi addirittura, eh, se è possibile usare questo termine, su, su certi colori, eh, i, i gialli girano quasi sull'ocra, sul marrone, quindi colori sobri, ma l'energia che traspare da tali immagini è un'energia forte, vibrante, no? l'Italia che riparte e 130 euro per questa serie signori, E 130 euro per questa serie eh, vuole essere veramente un invito ancora a scegliere, un invito a entrare nel vero di quanto stiamo vedendo. Allora, abbiamo messo insieme piano piano gli anni, che non sono anni dove. Adesso torneremo ancora al nostro catalogo perché eh, è certamente eh, importante poterlo valutare. No? Ma andando indietro del tempo. Quali sono e quanti sono le realtà formate da, 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 da questi anni? Quanti ne sono stati rappresentati? Addirittura mi piacerebbe mostrarvi il forum, che è un catalogo magnum, eh, veramente come informazione non nuovissima. Ma dove si vede che una pagina, troviamo questo, non troviamo il risorgimento, troviamo eh, Italia al lavoro. Dai, lo facciamo perché sennò la descrizione non è così fedele come il mostrarlo. Grazie Novara, un salutissimo.

Eh, allora sì, grazie grazie <coughs> Ragazzi, andiamo. scusate ma dobbiamo rivedere allora, due segnalazioni, posso vedere ti prego anche Enrico il, ehm, la serie quella della democratica perché è chiesta nuovamente quindi per la democratica parliamo della proposta 20 grazie, proposta numero 20 sì. andiamo a vedere un attimo la 20 e qui ovviamente con me la serie ma la rivediamo con, la, utilizzando la ripresa precedente che è un po', la vediamo uno, sì, uno per uno ancora poi ci prepariamo stanno incalzando giustamente con le richieste e delle richieste andremo a parlare vediamola tutta però ti prego vediamola tutta quanta ci sono delle buste che stanno in cerca d'autore diciamo così eh? buste in cerca d'autore e poi vi faremo, è chiaro, anche lui. Giusto, hai ragione, Penny Black, assolutamente, non l'abbiamo dimenticato. Eh. Teniamo questa splendida democratica perché i tagli al lavoro sono serie fondamentali della Repubblica, fondamentali, 50% la qualità di questa democratica, signori, 50% in visione possibile, eh? sempre in visione. Allora, prima dobbiamo onorare una busta, signori. Mm, quindi prima andiamo a onorare una busta. Scusate se faccio un volo un po', tanto per usare il termine adeguato alla presentazione. Poi penny black, certamente, ma... Eh, sono giunte richieste sulle buste e le vedremo. Eh, precedentemente al Penny Black soltanto, rispettiamo soltanto il ruolino di marcia delle vostre richieste. Allora, il grado di magari fare delle foto Signore attenzione abbiamo il, la possibilità di presentare per quanto concerne Italo Balbo eh, per quanto concerne Italo Balbo i nostri due importanti volumi di cui molte volte abbiamo narrato. Certo, un grazie al signor Luigi eh, per la richiesta. No, Aperte e disponibili per tutti, eh. chiaramente non, non è richiesta prelazione, quindi si tratta di vederle. Allora, un secondo vediamo i volumi di Italo Balbo, la grande crociera di Italo Balbo, andiamo magari un attimo a ricordare il suo percorso. E cioè il percorso che è stato fatto con, eh, nel 1933, la famosa crociera del decennale, dove partenza da Roma a Orbetello, attraverso eh, il percorso che portava verso, verso nord, quindi la Gran Bretagna e poi ehm, quello che sarà l'Islanda, e scendere giù, arrivare all'importante fiera di Chicago, per poi scendere a New York e da New York ritornare. In Italia, Questa è la crociera del decennale, importante, importanti, importanti trittici. Vedete alle mie spalle i trittici di Italo Balbo, segnalava l'eccellenza italiana nel mondo e chiaramente anche quella era propaganda. Ma non togliamo merito all'organizzazione, a quello che sarà la costruzione di questo famoso e importante volo. Eh, ne vedete proprio su questa nostra diciamo, informazione eh, gli album che qui abbiamo. Oggi vi faccio vedere le firme degli equipaggi. Su una busta mai vista prima. Chiedo scusa se non approfondisco tanto il tema, l'abbiamo fatto in altri momenti, lo faremo ancora, ma sono per molte persone eh, all'ascolto è già conosciuto l'argomento e quindi cercano magari la specifica busta. La andiamo a vedere, porta l'indicazione di Terranova, Newfoundland, perché vi sono nel percorso, nella rotta, eh, ci furono eh, ovviamente eh, buste imbarcate in tal senso, imbarcate e chiaramente quindi affrancate con il francobollo della nazione, Terranova oggi appartiene, eh, Labrador e Terranova appartengono al Canada, allora avevano la loro giurisdizione furono inglesi, furono francesi, ebbero poi un passaggio di decisero di andare con il Canada, però il loro francobollo aveva un francobollo che aveva giurisdizione eh, perché allora c'era Terranova e Labrador, Newfoundland come si chiamava eh, chiama in effetti lo Stato, eh, con questa giusta indipendenza, giusta nel senso allora per l'epoca. 1933, andiamo a vedere ti prego anche il rovescio di questa busta. Quindi se possibile andiamo subito perché è talmente importante, infatti il nostro certificato ci parla di dritto e di rovescio. Vedete Bayer Mail e ne vediamo le caratteristiche anche sul rovescio. Un 30% di qualità, una sola chiamata attenzione, andiamo a ricordare. Ecco, così vediamo la continuità e anche la varietà dei francobolli, eh sarebbe stato meglio girata perché vedi il timbro è nell'altro senso cioè va bene lo stesso però c'è chi è fermato dritto rovescio va bene ma sarebbe meglio ruotarla così è più chiara ancora ecco benissimo andiamo un attimo a vedere anche un attimo solo che voglio mostrarvi il certificato Bolaffi Signori all'ascolto non tardino. Aggiungano questa alla collezione se già ne siete in possesso, cioè di, 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 altre, di altri um, aerogrammi. Terra Nova 1933. Allora eh, la stiamo vedendo, ecco sul rovescio. Adesso tra breve, questa è la voce più importante, la voce possibile. Eh, proprio per questo francobollo scusate per questa busta balbo eh, 4,50 4,50 su 75 centesimi bistro con ulteriori eh, importanti scelte anche sul rovescio quindi guardate è un percorso incredibile qui veramente una doppia doppia stiamo mostrando diciamo il verso e re, il recto stiamo mostrando la parte quella dove Generalmente è molto meno attenta, no? molto meno curata. Diciamo così. E il 30% ci permette di offrirvi, andiamo a vedere il suo certificato. A 1000, attenzione signori, esattamente a 1455 euro, la proposta numero 14, proposta numero 14. Vediamo come il certificato valuti entrambe, quindi il retro della busta. Eh? Vediamo proprio questa caratteristica così specifica. Eh, non aspettate più tardi, non aspettate stanotte, avete, mi permetto il plurale, avete preso la buona abitudine di intervenire nel momento opportuno. Arrivate per tempo, signori. Arrivate per... Allora, attenzione, abbiamo... Due conferme contemporanee, la busta è una sola. Mi dai un attimo la telecamera? Allora ti prego Cristina, guarda esattamente il, il minuto, il secondo. Eh? Perfetto, uh, Cristina guarda a me un attimo, vieni a vedere la busta, ti prego. Allora abbiamo attentamente... Allora, signori, scusate, ma mi sono un attimo avvicinato al centralino. Cristina, allora eh, tu sai, dai conferma pure? Eh, sono arrivati in contemporanea, due, un terzo, ma il terzo è arrivato tardi. Due in contemporanea, quindi si è valutato veramente il minuto forse il secondo, giusto Cristina? Sì. Perfetto. Allora, eh, grazie per la conferma. la Cristina darà ovviamente: il nostro centralino darà ovviamente conferma a chi è arrivato a distanza. Quanti secondi di differenza? 20 secondi circa, va bene, grazie, riceverà conferma, non possiamo fare nomi né cognomi, nomi a volte ne facciamo cognomi mai, ma riceverà la conferma chi è arrivato prima e un mi dispiace per chi è arrivato secondo. Allora andiamo subito a vedere altra busta, eh, abbiamo, ne abbiamo due di queste importanti realtà del volo, una terza è i gronchi rosa, eh, perfetto non farò vedere questa andiamo a escludere l'altra eh, quindi mi vai un attimo vai un attimo su una serie sugli album Balbo dai un secondo solo così andiamo a, a togliere eh, prima che giungano altre richieste che sono ri richiestissime assolutamente richiestissime queste eh, richiestissime allora io intanto mi sto muovendo in la mia sagoma Bravissimo Enrico, grazie. Adesso prepariamo, se vuoi Enrico mandare anche un attimo quel minuto dedicato alla crociera Balbo, eh, sarebbe bello, eh? Eh, ovviamente a tempo debito. Io intanto mi serve proprio quel minuto per allestire la seconda possibilità non più legata esattamente a Balbo, poi lo vedremo ancora a Balbo, ma lo vedremo con una variante ciuffo così chiamata sui tritici, ma voglio prepararvi delle buste Roma Mogadiscio, attenzione, non le stesse eh, abbiamo presentato Roma Mogadiscio Coloni eccetera questa volta vediamo Italia con tre destinazioni sono sei buste un solo lotto mi raccomando anche qui abbiamo più persone mi spiace che chi l'aveva richiesto le buste è arrivato terzo in chiamata abbiamo più persone all'ascolto quindi pronti veramente col pulsante per averle in visione eh, se ovviamente fanno parte eh, sono nel vostro habitus di collezionismo eh, mandiamo quando, ovviamente, vuole balbo, se devo, perfetto. Vediamo un minuto: io allestisco prontamente il nostro uh, set ulteriore. Il del... decollo dello Sputnik col eh? nostro. Quando finiscono i filmati, c'è il nostro, nostro... Sì, sì, eh, cioè nostro cameraman che conta la rovescia, ma lo fa in un modo alla NASA andavi benissimo. No, lo dico bene perché 5 quasi giorni Sai che succede? Parte il razzo. Signori, attenzione, attenzione, una, eh, una cartolina ufficiale, così chiamata, ma no, non è da meno del, dell'aerogramma, perché è accompagnata dall'aerogramma sono sei, abbiamo visto la scorsa settimana quelle dedicate alle colonie Cirenaica, Tripolitania, adesso vediamo Partenza d'Italia e il volo, andiamo a vedere le prime due. Attenzione, il lotto non è eh, separato, cioè, è, riguarda tutte e sei quindi completo, vediamo le prime due, vi chiedo soltanto, siate pronti, io vi faccio vedere prima tutte e sei e poi vi dirò il prezzo. Ma non è che dico, faccio il mic buongiorno, situazione o la rischia tutto. Quello che deve schiacciare il pulsante. Potete già chiedere da subito al nostro centralino informazione e magari confermarle. Allora, attenzione, guardate intanto la qualità. Eh, guardate la qualità. Qui stiamo parlando dell'importantissimo eh, volo Roma-Mogadiscio su sei buste. Comunque, vengono indicate come buste, eh, ovviamente. 70% di qualità 1934. La proposta del numero 15, aspetta a mettere il numero, vieni a vedere tutti i timbri vicini tranquillamente tranquillamente ne vedi la qualità. Questa partiva da Roma andava fino a Tobruk. Erano le tappe volo postale, poi guardate quale sarà a chi verranno consegnate, verranno poi consegnate come ultima istanza in Germania, quindi avranno poi un ritorno e andranno poi destinate addirittura a chi intratteneva già rapporti con l'Italia quindi abbiamo un'importantissima eh, un importantissima scelta sulla prima e seconda abbiamo il volo postale fino a Massawa quindi il secondo la seconda tratta ecco perché sono complete viene a vedere l'altra ecco fino a Massawa dove aggiungeremo anche Vedete in alto fino a Massavo ne vedete la scritta, eccola qui, la posso sovrapporre con delicatezza ma va bene perché qui si deve proprio avere, ecco, vedi Bircode, vedete le coroncine, questo è quello che non dovrebbe mancare perché ci sarà un ulteriore, c'è proprio un ulteriore riferimento, guardate la bellezza anche della consegna, di quello che è posta aerea speciale signori, posta aerea speciale 9-11 del 34. 9, 11 34 andiamo a vedere la terza proposta, grazie ovviamente per le scelte precedenti, andiamo a vedere la terza proposta, siete tutti. Io credo, attenti, perché eh, sull'importanza, sull del Roma Vogadiscio, mi raccomando, mi raccomando, eh, ovviamente chi ne fa richiesta gli si dica il prezzo. Lo dico subito, dai, lo stanno chiedendo più persone, lo dico subito il prezzo. Eh, ovviamente. Eh, il, la richiesta è di un attimo facciamo vedere la terza certo andiamo a vedere signori fino a Mogadiscio, cioè la destinazione finale, posso sovrapporla con giusta. Una qualità straordinaria, straordinaria, straordinaria. La richiesta che stiamo eh, che vi portiamo, prima devo mostrarla ancora certamente la richiesta che vi portiamo, eccolo qui e vediamo l'altra fino a Mogadiscio. E di una, scusate, uso il termine bellezza, che forse tecnicamente detto così è un po' no, vabbè, quasi superfluo, però c'è uno stato di conservazione che è stre, straordinario, direi strepitoso. allora signori la, ehm, la richiesta è di 4.900 euro 70% di qualità proposta numero 15 proposta numero 15 allora abbiamo già una segnalazione a cui diamo ovviamente la precedenza eh, ovviamente la precedenza eh, e andiamo a vedere il certificato di qualità. Abbiamo solo tanto bisogno forse di un riscontro, Cristina, o, eh, un attimo solo, eh, c'è cioè, un riscontro nel senso che eh, vediamola, ma tanto credo ci sia già la... Co guardate guardate cos'è. Firma dottor Giulio Bolafia, garanzia di autenticità, serie Roma-Mogadiscio su sei aerogrammi. Su sei, andiamo, a vederli, andiamo a vederli, su sei origami, andiamo a vederli. Eccoli qua, nuovamente, tutti e sei, eccoli qua, tutti e sei pubblicati, tutti e sei rappresentati. Bene, grazie ovviamente, eh, grazie per la vostra attenzione, grazie per l'andamento eh, per, per veramente eh, che sta, l'attenzione eh, proprio così dedicata. Allora, sempre torniamo un attimo a Balbo, tornando a Balbo, dobbiamo vedere eh, una, i famosi, eh, grazie, allora, eh, complimenti, escluse, basta, non chiamino più su Romano Mogadiscio, eh. c'è un pli, una cosa incredibile. È eh, una qualità inimmaginabile per aerogrammi di questo genere. Avete visto addirittura il timbro poi tedesco. guardate cos'è l'incredibile. Lo faccio rivedere. Il momento culturale, perché non sono più disponibili, signori. Non sono, eh, lo so, lo so, non sono più disponibili. Quindi mi dispiace al momento non posso immaginarne altre. Su queste realtà, signori. Quando il mercato ne offre una, quando riusciamo ad acquisirne una da qualche collezione ne siamo felici e, e non ne stiamo ritirando una, non ne stiamo togliendo una. Quindi abbiamo, le fa, faccio solo vedere per cultura, per conoscenza, per, è un plico. Non ho mai visto un certificato così, eh, così ampio, dedicato a queste buste e eh, veramente poi autenticate, autentificate dal... Dal, veramente dal dottor Giulio Bolaffi, che è la, è la garanzia assoluta della storia proprio, privi di difetti. Vedi appendici eh, per Italia legate quindi grazie, basta, se no faccio venire la voglia ancora a cinque persone in più. Non a, lo so, allora, signori, chi è arrivato tardi? Sulle due conferme, ultime l'invito è quello che abbiamo fatto da tanto tempo a tante persone di arrivare veramente addirittura non dico prima del prezzo potete anche farlo, è chiaro che noi tendiamo in un modo o nell'altro a comunicarvelo perché eh, nessuno mette in dubbio budget o altro, ma giusto perché comunque va detto, bisogna saperlo, e anche fermo restando ripeto, l'accredito che molti clienti hanno già presso di noi, quindi va bene se dico confermo e confermato, però è giusto dare informazioni. Ehm, il, ecco, però arrivino veramente per tempo, poi qui si parte sempre tutti i blocchi di partenza, ci fa piacere che entrino in bellissime collezioni quindi questo ci fa piacere ma si parte tutti insieme quindi chi ha il vantaggio è quello che per primo comunica il i trittici apparecchio iborg. eccolo qua, chiedo scusa uno è leggermente inclinato posso un attimo, mi ridai un attimo le buste precedenti che non potete più confermare perché già confermate che voglio solo raddrizzare uno di questi no no questo lo raddrizzare, dovrebbe... ah benissimo eh, uso le pinzette filateliche sì, benissimo. Dimmi, Cristina. Sì, dopo perché adesso è un momento saliente. Appena c'è un attimo di allora, nel eh, chiedo scusa, ma è proprio un fatto di devo sistemarlo un po' meglio. Un attimo solo. Dici? Ah, non chiedevo <ride> no, volessi commentare il mio, la mia presentazione, e che è assolutamente possibile commentarla. Allora, Italia, a moi, a moi, a moi, Italia 1983, torniamo al volo del decennale, vi è una variante, dobbiamo per forza di cose dare una breve informazione in più. Il, per eccellenza eh, quello che vedete alle mie spalle i più famosi francobolli del regno, una cornice straordinaria sono i trittici, dove il trittico viene rappresentato. dove il trittico viene rappresentato dal, dall'immagine dell'effigio centrale. Del, del re Vittorio Emanuele, da una, un, una pala laterale che non è eh, esattamente un francobollo e dal valore invece che viene espresso sulla pala di destra, volo di andata e volo di ritorno. Allora, eh, quello che noi abbiamo è esattamente qualcosa, un trittico. Esattamente, io adesso piano piano scendo, perché se no poi mi tagliate la testa, eh, scendo nuovamente e andiamo, bravo Enrico siete bravissimi, e andiamo a vedere questo varietà ciuffo, attenzione è un naturale, varietà ciuffo Iborg, Iborg è il pilota, le iniziali del comandante, eh, di una, che poi vedremo, di un aereo, eh, con un relativo equipaggio, eh, che si vede sulla, possiamo avvicinarlo eh? Avviciniamolo, sì, certamente, e sulla destra, eh, attenzione al centro: Vittorio Noelle terzo, e sul valore e anche espresso. E sulla destra, l'aurora di Guido Reni che rappresenta il volo di andata, l'altro trittico, scendiamo, bordo foglio tra l'altro, l'altro trittico, il volo di ritorno. Infatti, vediamo gli aerei che si spostano. Ehm, Croceranno d'atlantico il decennale così chiamata che sorvolano i borg sempre varietà ciuffo perché se noi andiamo a vedere la capigliatura dopo sì esatto si prende una camomilla ma no ma non lo chiamo questo lo confermiamo non lo chiamiamo più eh, scusa vuoi che non confermino la varietà ciuffo cioè il naturale per eccellenza Vittorio Emanuele III risulta leggermente spettinato, eh, lo vedete, leggermente spettinato perché probabilmente nella stesura di stampa ci fu una piccola mancanza, oppure eh, una piccola sbavatura. Attenzione, viene considerato una varietà, un naturale, quindi ha una forte importanza come trittico, forte importanza. E ehm, l'apparecchio Iborg Varietà Ciuffo ci porta a segnalare, quindi possiamo definirlo un naturale del, della trasvolata, un naturale trasvolata. Lo so che sono delle precisazioni ulteriori che stiamo facendo, ma va assolutamente fatto anche per rammentare e ricordare. Signori, siete arrivati tardissimo sul Terranova, è eh? tardissimo, è già da un po' che è stato confermato, grazie lo stesso, e eh, lo so che c'è attenzione, lo so che c'è attenzione, e allora la varietà ciuffo però non è qualcosa che bravo Alessandro, hai fantasia stasera, andiamo insieme a leggere il certificato trittici ciuffo sulla fronte del sovrano, e proprio nella definizione stessa, eh, nella definizione stessa appunto di questo trittico e la proposta numero 13 ha un 60% di qualità e non è linguellato la richiesta signori è di 1235 euro bella anche la qualità tra l'altro bordo foglio entrambi bordo foglio entrambi 1230 grazie, scusate se tremo tutto ma so, sono in posizione un po' scomoda. 1235 euro una sola chiamata, una sola chiamata. Ora potremmo quasi definirlo, non è lo stesso parallelo, ma il gronchi rosa del, del regno e forse facciamo no, faccio, però non è nemmeno giusto perché sembra di depotenziare un po' l'importanza di quanto stiamo offrendo l'importanza di quanto stiamo valutando, l'importanza di quanto vogliamo esattamente offrirvi questa sera. Allora attenzione signori, mamma mia, ma come vola il tempo Cristina il giovedì sera? Come vola? Allora, brava, eh? grazie Cristina eh, sempre per la tua presenza. E per quanto ti piacciono i Francobolli, devo dire che ti stai appassionando. Ma non solo, perché imparare è un conto, si impara, le cose si possono imparare, ma la passione è qualcosa che mette l'anima e il cuore, è quello. E eh, come si dice, compro francobolli sempre per investimento. Certo, hanno apprezzamento, hanno rivalutazione, hanno caratteristiche bene rifugio, quando bella immagine, bravissimo, quando si va a, a parlare di, di, di scelte giuste, corrette, importanti, e noi lo stiamo facendo, ma c'è cuore, c'è anima. C'è cuore, c'è anima, signori, e uno spera poi di tenere sempre, di conservare. Questo non sfugga. Allora, questo probabilmente, grazie, confermato, confermato lo diciamo immediatamente. Confermato diciamo immediatamente. Questo non sfugga perché questo è il pezzo non. Di chi magari inizia la collezione di Italo Balbo. Questi sì, hanno un prezzo, vediamo gli rinofili, è una buona base, è interessante ed è bello. E vediamo anche dei trittici, no? hanno una giusta qualità, un giusto prezzo. Ma questo è quello che sceglie il grande filatelico, è quello che sceglie, Dice non è il primo, ma è quello che aggiunge e dà forza a tutta la collezione. E questa è la differenza. Cioè, scegliendo questo pezzo. Dice ma no, ma guarda, io invece voglio fare una cosa: parto dal più raro, dal treat, da un triticore di giusta rarità e poi vado. Potrebbe anche capitare, ma generalmente si parte da una base. Quindi questo va a pannaggio di chi dice: Ecco, è, è il pezzo mancante è nel puzzle, è la forma più evoluta e eh, anche più, più difficile in apparenza, no? Da comprendere, scusate, non per colpa vostra, magari nella spiegazione, ma come mai sì, il ciuffo? Ma io vorrei vedere. Ecco, quindi, grazie. Ci fai messo, questo dimostra anche chi abbiamo l'ascolto, senza nessuno escludere. Eh, attenzione, perché io adesso non ho da presentarvi un trittico base e non ho gli rinofili disponibili, se no avrei fatto vedere volentieri. Queste sono cose per fortuna non sono magazzini che vengono riassortiti, eh, eh, no, perché la caratteristica del bene rifugio fondamentale è una diciamo unicità che non significa un solo esemplare, ne conosciamo le tirature, ma tendenzialmente una cosa che è un inizio e una fine eh, e che diventa nel tempo antiquariale una certa uh, unicità. Ecco, questo è. Allora andiamo, grazie, no, lo andiamo a togliere immediatamente col suo certificato, eh, ritorniamo, mamma mia, non, ho, non abbiamo, guardate che ogni trasmissione tendenzialmente ne troverete sempre uno in meno, perché avete dato il fondo, io domani, io noi, perché domani le richieste dei nostri funzionari, agenti, consulenti filatelici sono ma io avrei un cliente, avrei un cliente, avrei un cliente che me lo chiede. E hanno ragione, però la precedenza, noi non stiamo con queste conferme di cui vi ringraziamo io e Massimiliano ovviamente, Erika, Cristina, Paola, cioè stiamo bloccando il flusso a chi non vede la televisione, ma d'altronde è stata una scelta aziendale di dire facciamo televisione ma abbiamo le anteprime e poi i, nostri, i vostri consulenti lo sanno bene e le capiscono queste cose, e quindi eh, ci mancherebbe, però l'invito, sintonizzatevi sui nostri canali sintonizzatevi sui nostri canali allora, andiamo avanti andiamo a vedere abbiamo parlato tanto del Gronchi Rosa lo facciamo vedere poi attenzione perché eh, torneremo beh, andiamo a vedere il Gronchi Rosa assolutamente di Balbo non posso più offrire nulla di Balbo, eh, sono, sono rimasti a bocca asciutta alcune persone eh, signori non posso offrire nulla di balbo tutto quello che c'era l'abbiamo portato però anche per chi colleziona eh, scusa io devo anche devo riporre poi tutte le attenzione Sì, lascia pure la 2 perché devo riporre con cura lo farò tra breve ma voglio farvi vedere il 3 il 3 aprile del 1961 quanti anni avevate? non dovete dirmelo cristina eh? Eh, già. Eri già, avevi già preso la prima laurea eh, sì, sì, sì. la prima laurea fuori corso la e la seconda allora sai che chiedono ma vogliamo vedere la cristina in video eh. hai fatto vedere la erica eh. hai fatto eh? Deve rimanere il mistero, ma non perché non sia una persona squisita e con tutto il positivo che si può immaginare, ma deve rimanere il mistero, no? Anche perché noi non riusciamo a vedere voi. Quando mi arrivano le conferme dai signori, non faccio nomi, e sono tanti grazie al cielo, e dico, ma io mi piacerebbe vederli, però è come se ci sentissimo vicino a comunione d'anime, mettiamolo così, dai. Eh. Allora, eh, andiamo a vedere... Ti prego questo gronchi rosa che supera tanti altri, forse equivalente a parte il prezzo a una quartina che avevamo mostrato un tempo. Sotto, vedete che questo grigio, perché Francobollo fondamentalmente è grigio, eh, noi lo chiamiamo in gergo filatelico Gronchino perché su il gronchi rosa e perché costa meno ovviamente ma perfettamente va a coprire un rosa di fondo, è stata analizzata, eh, ovviamente la busta, raggi, non raggi X, ma tutti i sistemi, sotto c'è un due gronchi rosa ci sono. E attenzione, quello che è fondamentale, ricordiamo due date, il 3, il 3 viene emesso in aprile, era lunedì di Pasquetta, ma gli uffici postali erano aperti e sono stati venduti alcuni, il 3 aprile del 61' il 4 il 4 il certo signor Alfonso Arias o Arias, Arias io credo l'ambasciatore, mi dai un'immagine un stai dicendo una cosa bella, importante non sto leggendo niente di questo testo quindi posso dirlo guardando, eh, guardandovi negli occhi il signor Arias che è l'ambasciatore a Roma del Perù Compra dei francobolli, perché chiaramente era segnalato questo viaggio, c'erano i contatti, guarda, voglio anch'io, anche in Perù, colleziona francobolli, vede i gronchi rosa e se non gli viene un, un coccolone, scusate, è perché era di buona salute, vede che il Perù è ridotto nel territorio. Cosa ha fatto Mura, il bravo disegnatore? Gli avevano dato un Atlante della De Agostini di Novara, importante azienda, del 39. E non si erano accorti, presi dalla seconda guerra mondiale, che durante la seconda guerra mondiale c'è stato un conflitto tra Ecuador e Perù e il Perù entra nell'area amazzonica ed estende il suo confine. Il signor Arias eh, vede queste, questi francobolli, li ha scelti comprati per sé, chiama immediatamente e siamo al giorno 4. Il giorno 4 vengono di colpo ritirati tutti i ronchi rosa, tutti quanti, compresi quelli che già venivano affrancati. Anche per essere mandati col primo volo, col volo del presidente. Quindi ci troviamo in una condizione drammatica: drammatica, signori. La condizione drammatica è quella di dire cosa succede: incidente. Nell'abilità nell italiana vengono subito emessi i, i gronchini, vengono affrancate le buste del primo volo, del volo del 61, del volo presidenziale, di quelli che sono comunque, non è solo un aereo che ovviamente prende quella direzione. Tutto il 5. Il 6, la validità parte dal 6 aprile, il 6, ecco, alcuni francobolli per non staccarli vengono ricoperti da questi. Ecco il ricoperto, ecco l'importanza di quello che l'Italia ha saputo fare nel giro di pochi giorni. Non è stata colpa di nessuno, mettiamola così. Eh? Eh, L'ambasciatore se ne è accorto, le scuse sono state subito accettate, il volo ha continuato il suo percorso. Eh, abbiamo una bella immagine di riferimento, Enrico, dove si vedono i confini differenti. No? Me la fai sempre vedere? ecco qua. Eh, sembra poco, ma quella, quella, quel, quel cuneo, eh, quell'incunearsi nell'area amazzonica non era, poco, eh, non era poco. Quindi, sinistra, Gronchi rosa, destra, il Gronchi grigio, il Gronchino. Che ricopre la stessa dimensione, che ricopre perfettamente questo. Attenzione! E così una volta per tutte andiamo forse a chiarire l'importanza della busta. Ti sembra entusiasmante questa storia, Alberto? È una cosa particolare, questione di ore, eh? Ci cioè, sentì il conto alla rovescia. Prima che iniziasse un incidente diplomatico, allora potevano scriverci un giallo sopra. Allora, guardate qua, ma guardate qua. Busta, il 6 aprile 1961 parte il volo presidenziale, porta con sé della corrispondenza e attenzione verranno accompagnati anche ci sono anche comunque eh, altre importanti figure che seguiranno il presidente volo speciale del 6 aprile 61 eh, volo speciale del 6 aprile 61 andiamo a vederne il certificato questa è una scelta che potrebbe andare a pannaggio anche di chi dice ma sai la Repubblica io non la, non la colleziono io mi fermo al regno ma chi sceglie ad esempio i naturali, chi sceglie ad esempio, chi vuole qualcosa di così particolare indipendentemente eh, dal periodo storico di collezionismo, eh, questa la sappia far sua. Anche perché, signori, andremo a indicarvi la bella... Sono due, eh, attenzione, e la busta, il fatto che siano che ci sia questo ricoperto non diminuisce assolutamente l'importanza di quanto vi stiamo offrendo. E infatti vi faccio vedere il doppio certificato. Primo, ingegnere Alberto Diena, grandissimo esperto, ha scritto splendidi testi tecnici e non solo, anche divulgativi, no? la famiglia Diena proprio. Eccolo qua, eccolo qua, con le caratteristiche. Vise Gronchi e Perù, e annulli. Eh? E lo abbiamo. Il destinatario era un signore di Lima, forse non so se era un ambasciatore o comunque una, una figura di riferimento, ovviamente. Per, eh, però una lettera a lui indirizzata, sua personale, eh, quindi indirizzata a persona. C'è un timbro a secco ulteriore, vedete, di Enaroma eh, come expertise. La richiesta, signori, attenzione. Per, il, per quanto concerne i Gronchi Rosa ricoperto, qualità 40% e di 2320 euro. Proposta numero 25, proposta numero 25. Andiamo a vedere, andiamo a vedere eh, il nostro certificato. Eccolo qui, il nostro certificato dove il 40% viene indicato, chiaramente la fotografia della busta. Qui il valore è doppio, no? non tanto doppio come, esattamente come denari, ma il valore è la busta, il francobollo, il gronchino che eh, ricopre il francobollo. Ha un significato, ma è chiaramente il valore sta, non, è, non è il valore in sé del Gronchino, ma cosa viene ricoperto, avete visto? Tra l'altro cercando di far aderire perfettamente eh, sul Gronchi Rosa senza staccare senza spezzare. Ecco attenzione, attenzione, la ricordino. La numero 25 ricordino 2320 perché e guardate come in effetti poi quasi fosse una filigrana il rosa comunque un po' esca. Ed esce dalle, eh, dalle, nel, andando un pochino a mediare, no, a, a far virare quel grigio. Che eh, i grigi e gli azzurri avevano una tonalità chiaramente un po' meno eh, morbida, eh, un po' meno floreale, diciamo come, come rosa. Bene, allora ti, ti posso, allora, teniamolo, teniamolo ancora all'osservazione del nostro pubblico, mentre vi invito a questo punto a poter valutare una, io mi muovo un po' a random, perché vi faccio vedere una serie adesso, no, teniamolo ancora un secondo, sì, vi prego, teniamolo ancora un secondo. Sì, teniamolo ancora un secondo. Che bello sentire le vostre, le vostre chiamate, poter assecondare. Io ho una serie di Egeo che voglio presentarvi, signori. Lo so che è un, è un po' un passaggio brusco, diciamo così ma ci tengo troppo a presentarla. Bene, grazie intanto. Allora, eh, angolo, sì, definiamolo proprio delle richieste. Allora, vo, ehm, la serie, per così andiamo a assaggiare, a toccare un po' tutti i diversi argomenti, perché Ferrucci, di cui c'è ancora la casa, non so se in Borgo Santo Spirito, a Firenze, non mi ricordo esattamente in quale quartiere, penso di sì, ma comunque Fiorentino, Gavinana, luogo importante, battaglia di Gavinana, la famosa frase di Ferrucci, Maramaldo, tu uccidi un uomo morto. Ferrucci verrà preso come esempio, come eroe no? eh, che si oppone all'avanzata dell'Anzichenecchi, come eroe che eh, va a definire l'italianità e verrà preso come riferimento. Beh, anche oggi tutto sommato, anche se forse in gioventù quei giovani di Savonarola fu abbastanza... Eh, abbastanza oltranzista come si vuol dire però la memoria storica è una memoria che anche nel periodo dei ventennio verrà esaltata verrà, una bella, ver verrà emessa una bella serie e nelle colonie di Grecia mh, troveremo per le isole del Dodecanneso sovrastampate dalle diversi dei diversi nomi delle isole nomi italianizzati co per cosa ad esempio ma li andremo a leggere la sua, l'emissione. Emissione non certamente numerosa eh, per le isole italiane dell'Egeo. Ho fatto un salto eh, dal Gronchi Rosa, torniamo al Regno, torniamo alle colonie, non esiste che non vi presenti nella nostra serata del giovedì, che è stata una bellissima serata grazie a voi, una testimonianza delle colonie e dell'Egeo in questo caso. Poiché anche in questo caso vi siete mossi nelle settimane scorse orientativamente anche sull'Egeo. È una serie che non avete visto, non vi ho presentato, né io né Massimiliano chiaramente. La andiamo a vedere attraverso questa emissione sovrastampata del 1930 con i francobolli d'Italia commemorativi del quarto centenario della morte di Francesco Ferrucci. Perché verrà ucciso da Maramaldo, eh, che gli rimproverò di aver ucciso un suo emissario eh, che era stato mandato per trattare la pace e la resa, comunque ferito, quasi morente, e lì la frase tu uccidi un uomo morto. Cosa devono fare? Dall'altra parte. Dall'altra parte, perfetto. E adesso andiamo a vederla questa importante serie. Andiamo insieme a vederla. Allora signori, commemorativa del quarto centenario della morte di Francesco Ferrucci, in colori cambiati, e sovrastampa per le colonie. Eh? Per le colonie, e quindi andiamo insieme a vederlo. 1930, attenzione. Eh, attenzione, l'indicazione eh, legata appunto alle colonie Egeo Ciclo Ferrucci è composto da 65 valori e tutte le 13 isole dell'Egeo. Non linguellati, quindi condizione perfetta. Ricordo al pubblico che la linguella è quella peccetta adesiva che veniva collocata sulla gomma del francobollo, cioè sul retro del francobollo, per fissarlo a un album perché esistevano già dei quaderni di collezionismo, ma che un po' va a ledere l'integrità del francobollo. Ehm, scusate 13 isole. 825, bravo Enrico, bravissimo, linguellato o non linguellato, vedete l'esempio, non linguellati come tutti i francobolli che vi andiamo a proporre, 825 euro. La proposta è la numero 26, proposta numero 26. Stiamo vedendo il ciclo Ferrucci, stiamo vedendo la serie Ferrucci, sovrastampa stampaglia, la sovrastampa viene portata in nero quando il francobollo valore era in rosso, e il rosso quando erano colori che ovviamente non potevano essere ben leggibili se si utilizzava il nero, quindi si andava a contrasto. Attenzione, erano molto meno i francobolli con sovrastampa rispetto alla serie che circolava in Italia. Qui abbiamo le varie battaglie, abbiamo i vari ehm, Volterra, abbiamo le diverse eh, componenti. E qui ecco l'atto finale: il sacrificio di, eh, di Ferrucci, Ferrucci ferito. Stampalia, la prima isola, li vediamo tutti, sono tantissimi. Eh. Eh, 20, cioè 65 valori. Qui abbiamo, ecco qua, Scarpanto. Eh? Scarpanto ecco, chiaramente il francobollo è lo stesso. Il francobollo è lo stesso, ma con Scarpanto siamo eh, su una sovrastampa differente. E poi abbiamo l'isola di Simi, sono sempre 5 valori, la serie è composta da 5 valori per ogni. Isola, ogni isola aveva la sua giurisdizione, il suo ufficio postale, diciamo così, le quantità limitatissime: limitatissime. Chi ha scelto colonie, chi si muove su più fronti, benvenga tra l'altro, eh, colonie. Il volo, cioè, ecco, qui in realtà dovrei dirvi: non è che non c'entra nulla. Qui siamo a tre anni, è eh, tre anni dalla crociera del decennale. Quindi, in realtà, un senso c'è ed esiste: siamo sempre del regno. La macroarea del collezionismo è il regno d'Italia e sono gli anni 30, il 33 per ad esempio il, per il ciclo Balbo, con quelle che saranno poi anche le emissioni per le colonie. Vado avanti, eh, vado avanti. Eh, scusami se ti mi rompo in fretta, ma il tempo è veramente diranno. Allora, piscopi. Chiedo scusa, questo è leggermente basculato, sulla, sono le taschine, eh, le taschine permettono di proteggere il francobollo, vedete che è all'interno. E poi abbiamo Rodi, l'isola di Rodi, andiamo ovviamente un po' a rando perché il soggetto ritorna sullo stesso. Da dove ci segue signore? Grazie, un salutissimo. E I canali vedono bene, sì. benissimo, benissimo Grazie. bravo, bravo Enrico, li vediamo le isole eccole qua Cos eh? Stampaglia, vedete Piscopi, Rodi Simi, bellissimo poi a destra a destra ci sarà un'isola Castel Rosso che chissà se a destra a destra, quella a sinistra ah finisce lì Castel Rosso, la vedi là a destra, a destra Enrico? Ah scusa, si dice che non si arrabbi, ci vuole tempo per fare, per andare nelle isole greche, ci vuole tempo, si passa da un'isola all'altra facendo jumping, no? Cioè Jumping è un termine che si, usa si usava per passare da un'isola all'altra in Grecia, bellissime. Bellissime, come la greca. E allora Rodi l'abbiamo visto e poi andiamo avanti, andiamo avanti, così leggiamo almeno Patmos, che divenne Patmon nell'italianizzazione è eh? un po' come accade anche in Val di Susa che chiamavano eh, visto che ho ci sono telespettatori che saluto ci chiama da Val di Susa e eh, nel periodo del ventennio Sau Sosdu venne chiamata Salice Dulzio eh? eh, ci fu un'italianizzazione dei confini accade anche verso eh, l'Italia del nord est Misiro e poi abbiamo Lero, Leros, quindi Lero è eh, questa no, lisso. È brutto vederlo storto, ma ripeto non patisce, eh. è soltanto nel veloce movimento del mio nello eh, spostarli e quindi si crea un pochino di E poi andiamo a vedere, ancora abbiamo calchi, abbiamo Calino Bravissimo, bravissimo. E poi abbiamo ancora cos e caso. Castelrosso ha sempre una sua, mamma mia, eh? sono passate le bombe qua. Di no, qualità splendida, ma eh, andiamo a vedere magari. Vedi questo verde che non abbiamo mai inquadrato poche volte? Scusami questo qui, verde azzurro, eh, scusa scusami, ho detto verde no è che la luce in grigio in grigio verde andiamo avanti ancora, basta, finisce quello sotto era il perfetto, allora signori un invito e una scelta a chi andiamo un invito e una scelta a chi bravissimo e teniamola ancora un attimo dai perché stanno riflet... una chiamata signori quando ce n'è uno ve lo porto, quando ce n'è uno ve lo porto signori. Teniamoli e andiamo a vedere ancora ulteriormente. Le diverse possibilità di scelta, cioè la, la chiamata, ripeto, è una soltanto, quindi andiamo a vedere, adesso vi faccio vedere una busta che è sensazionale, sensazionale, l avevo promesso il, 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 questa dobbiamo vedere, no, l'andiamo a vedere qua, credo si veda bene, no, facciamo vedere prima là. Vi faccio prima vedere il rovescio della busta. C'è la lettera all'interno e la lettera ripiegata, c'è un una piccola mancanza data dal timbro, non dalla Nizza ma dal timbro di Ceralacca che è stato rimosso quando venne a suo tempo letto. Eh, assolutamente compatibile comunque con una buona scelta. Signori, parliamo finalmente, eh, finalmente andiamo a indicare andiamo a indicare antichi stati, prego. Allora Antichi, intanto quando mi sentite il silenzio, che cerco di rimettere in ordine il mio banchetto, la mia scrivania, chiamatela come vi grande, mi piace, il banchetto filatelico. Allora, eh, signori, a questo punto a, parliamo di una grande e importante busta. Vediamo il rovescio, che eh, forse ci dà un po' meno indicazioni, ma cominciamo a vederla proprio in tal senso. La possiamo inquadrare subito. Vi do già qualche cenno, ovviamente, perché parliamo dello Stato pontificio, siamo nel 1852. La lettera ripiegata su se stessa, fermata da, una, um, da, un, da un chiudilettera in, in, non gli rinofili, eh, ma in, in, in cera l'H, magari rosso, o verde, potevano essere questi i colori, fermava ovviamente il sigillo, no? si, si, sigillava la lettera. No, benissimo, ottima scelta, grazie, ottima scelta. È portato proprio pensando a chi eh, aveva scelto le colonie e quel bel Ferrucci era da, eh, da apprezzare. Funziona, vero il nostro. Benissimo, grazie, la nostra lavagna funziona sempre molto bene. Allora, il, il tema che andiamo adesso a considerare è invece appunto una busta dello Stato pontificio. Non facciamo ancora entrare il prezzo, la possiamo gentilmente mettere nel modo giusto eh, di apprezzamento, nel modo più consono di apprezzamento. Grazie, guarda combinazione. Andiamo a vederla? Sì. Allora, attenzione. Cito testualmente da catalogo. Cito testualmente. Sulla rarità. Sulla rarità dei 50 by, by occhi azzurro, isolato, isolato, che di cui se ne conoscono pochissimi esemplari. Questo è l'annullo che vedete, si chiama a griglia. L'annullo poteva essere circolare o a griglia. Questo è l'annullo a griglia. Si parla nella qualità eh, ideale, no? al 100% di, di 112.500 euro. Si parla di cifre veramente, veramente eh, importanti. In certi contesti. Per quanto riguarda invece, eh, qui si parla di bye isolato, su cioccolare fascetta, giornale, manifesto, il 7 by, questo è il 50 bye. Si ritorna, si va a riferirsi più ai 60. Scusate, sto, mi fermo subito perché sto andando un po' su termini tecnici che immagino anche l'ora eh, non sono assolutamente divulgativi né necessari in questo momento, se non parlando in modo semplice delle giuste qualità. Vi faccio vedere intanto la qualità che è del 65% sul nostro certificato. Francobolli di questo genere, cioè il 50 by, già di suo era rarissimo e generalmente veniva utilizzato per mandare magari una lettera o qualcosa di più pesante a Sydney, dove si comunicava con il magari col cardinale, col vescovo, con quelle che erano le, 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 le presenze della Chiesa di Roma, in Australia ad esempio. Allora, isolato, quindi valore ulteriore, vedete, firme contro firme. Andiamo, scendiamo, vediamo la qualità 65%, ecco la, la busta. Il percorso, vedete Napoli-Catanzaro, non è un percorso distante e questa busta non conteneva chissà quale pacco e peso. Possiamo anche immaginare che ci fosse un francobollo solo come quello disponibile nell'ufficio postale in quel momento. Oppure che un prelato avesse questo francobollo disponibile che permetteva certamente di altissimo valore, che permetteva di raggiungere luoghi molto più distanti. Non importa, era quello disponibile, venne utilizzato. Qui non si tratta di scialare o meno, ma si tratta di dire devo mandare una missiva importante, non ci sono in questo momento altri francobolli. La spediamo così, costa di più, è vero. La spediamo in questo modo e dal punto di vista filatelico si arriva a una rarità assoluta, una rarità assoluta. Quindi la somma di più fattori, la somma di più fattori sono per questa lettera spedita da Roma il 4 febbraio, eh? Nel 1864, attenzione, 1852 era l'emissione e continuarono ancora a essere utilizzati, affrancata per dieci porti fino al confine italiano con esemplari isolati del francobollo dello Stato Pontificio. Poi passando il confine, eh, si arrivava al confine italiano c'erano ulteriori valori. 50 baia azzurro quello azzurro scuro, così si definisce, il tempo ovviamente l'ha portato a girare su un'altra tonalità, ad un lato con bollo a griglia. Il testo della lettera però indica che aveva, conteneva vari allegati che non erano muniti di francobollo e probabilmente eh, questo francobollo, al di là di quello che era unità andava certamente a coprire anche quelli. Dal testo della lettera si desume... Quindi una parte certamente veniva coperta anche in tal senso. Signori, la richiesta, pertanto stanno già arrivando i messaggi, 26.325 euro, 65% di qualità, la proposta è la numero 9. Proposta numero 9, Roma, 4 febbraio del 64. Vediamo sulla busta, adesso torniamo un attimo a vedere, vediamo accanto, allora l'annullo a griglio, eh, ricordiamo una cosa signori, il franco bollo annullato, ha meno valore l'annullato, intanto presso gli antichi stati, eh, Lombardo e Veneto, Pontificio, eh, l'annullo signori è quasi, è, è quasi non immaginabile il non annullato. Come il non linguellato. Esistono, ma sono veramente rarità. Questo è l'annulla griglia. E quando poi Francobollo è insieme alla sua busta, allora si entra in un altro ordine. Un conto è averlo staccato, un conto è averlo in busta. Un conto poi sono le caratteristiche proprie che abbiamo visto, l'isolato a cui abbiamo fatto riferimento. Per assurdo, un valore inferiore isolato potrebbe avere, non rispetto a questo chiaramente, ma in certe occasioni potrebbe avere comunque una sua rarità specifica di numero e quello va valutato. Quindi ci sono delle valutazioni specifiche date da, una, da un insieme eh, di, di, di mettiamoli così, di esperti, che ovviamente definiscono il giusto prezzo. È bello che sia così, signori. Mostra certo una varietà e mostra il tener conto di quelle unicità collezionistiche che fanno la parte veramente del leone. 26.325 euro lo vedete scritto in questo caso. Mi sembra che usare il termine eccezionale è quasi un termine superfluo. L'ho usato ma forse basta anche solo il prezzo per definire questo. Potremmo anche usare la scritta capolavoro, top lot. E magari la usiamo. E grazie, grazie. Mi piace che chiedano informazioni, vero Cristina? Allora ti prego, rivediamo un attimo perché è richiesto, scusate ma c'è una richiesta, dobbiamo assolutamente farla vedere, ti prego, abbiamo qualche minuto, possiamo farlo. Intanto un'informazione, sapete che TV Bolaffi è anche on demand, on demand significa a richiesta, significa chiedere, significa dare informazioni, qui cosa ti stimola? Esattamente. Gli stimola l'idea di potervi dare un'informazione. C'è un altro aspetto, signori, quando non siamo in diretta, il numero che vedete 346 finale è un numero che utilizziamo solo per la nostra diretta, per carità non è che ignoriamo le vostre chiamate, le vostre telefonate, le vostre... però non hanno una risposta immediata. Vi forniamo per on-demand un numero che è il 340 finale, quindi... 011 55 76 340, dove dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17, potete telefonare chiedendo informazioni, dando se avete abitudine a usare le mail tvchiocciolabolaffi.it. Molti non le usano, non importa, potete chiamarci anche durante la vostra missione. E lì potete richiedere tutto ciò che più vi aggrada, eh? tutto ciò, cioè dirci cosa è la vostra collezione, scriverci. Se volete mandare una busta in Bolaffi eh, vi diamo anche l'indirizzo, eh, via Cabur 17 a Zorino, ma comunque arrivano anche lettere, no? e noi le apriamo volentieri e le leggiamo, consigli, suggerimenti, va benissimo. Però adesso vi diamo un'informazione un pochino più specifica di quanto ho detto, eh, un esempio che può calzare visto che parliamo di filatilia, vale chiaramente anche per la numismatica. Dimmi, te quando ci siamo? È un po' come il volo balbo, qua, eh? Ci siamo, un volo balbo, però più, è un volo più, più, più basso. Vediamo in 30 secondi e poi torniamo rush finale gli ultimi 20 minuti. Oggi Bolaffi TV è anche on demand. Cerchi una moneta particolare? Manca un francobollo alla tua collezione? Li presenteremo in diretta tv nell'ora e nel giorno che tu preferisci. Richiedili telefonando allo 011 55 76 340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. Oppure manda una mail tv.chiocciolabolaffi.it. Saremo felici di presentare le tue richieste e di soddisfare ogni tua curiosità. Eccoci signori, benissimo, allora ci siamo. Allora RSI, possiamo preparare gentilmente, ce l'abbiamo qua, ma vorrei farvi vedere Repubblica Sociale Italiana che prima e seconda parte consta di due parti, diamo l'album, diamo le pagine d'album, le abbiamo presentate all'inizio della nostra trasmissione, ma ci sono giunte ancora richieste un po' last minute e qualche minuto, qualche minuto lo dedichiamo e poi gli ultimi dieci minuti torneremo ancora a vedere eh, delle novità. Eh, allora, intanto stiamo ecco, esattamente stiamo vedendo quello che è l'ultimo capitolo insieme alla luogotenenza. Diciamo dal punto di vista storico, perché nel 1943 l'armistizio di Cassibile, e poi eh, la costituenda Repubblica Sociale Italiana, i territori del nord occupati ancora dai tedeschi, e ovviamente dal, dai, dai fascisti, è chiaramente questo un dato di fatto storico. Abbiamo in questa proposta rinforzato la prima parte che vi abbiamo offerto qualche, eh, esattamente qualche, mh, qualche settimana fa con la seconda parte. Attenzione, sono parti che si sovrappongono ma che si completano meglio, non che portano già delle eh, realtà acquisite. Quindi possiamo un po' come accade per il Regno, prima e seconda parte di questo importante capitolo del Regno. Formato ancora da altre due parti, da altre due parti che adesso vi stiamo offrendo. Quindi, parlo della prima e seconda parte. Quindi, la proposta, attenzione, la, la riassumo subito: è fatta di 58 valori, prima e seconda parte, fogli e album inclusi. La richiesta, la richiesta attenzione, è esattamente di 299 euro. Se qualcuno ha confermato la prima parte a 49 euro che dava Francobollo e fogli, può scegliere la seconda a 250, che porta con sé solo per stasera anche il catalogo dei Francobolli italiani dove è presente il capitolo RSI, anche il catalogo ve lo offro io, offro Bolaffi, eh, mi dirà se non offrilo te, avrebbero ragione perché siamo già al, al palo come prezzi, 299 euro. Se avete già scelto la prima, se avete già scelto la prima, eccole l'opportunità di aggiungere la seconda a 250. Quindi ehm, non è così complesso come sembra: il nostro centralino ve lo chiarirà meglio. Quelli che stiamo vedendo sono l'importante capitolo, appunto, legato e dedicato esattamente alla RSI: eh? l'importante capitolo legato e dedicato alla RSI. Quindi questo è un tema importante perché si può ricordare in tal senso proprio fondamentalmente il, questo capitolo che fa diventare uno Stato, diciamo tra virgolette, riconosciuto, non riconosciuto, eh, impostore per alcuni, invece giustamente collegato all'Italia prima dell'armistizio, cioè. Punti di vista, ma quello che è la realtà filatelica non discutibile è che esistono le missioni sovrastampate e, come tali, è un capitolo importante del, eh, del Regno. Eh, anche perché, signori, li vediamo tutti, poi torneremo, no, no, eh, quanto ti tiene ancora? Ah, va bene, anche perché qui tra le mie mani, so, fate vedere in questa serie tra le mie mani torniamo a rivedere esattamente la grandezza di questo capitolo, Le pagine sono della stessa struttura di quelle del Regno d'Italia, di diverse parti che avete scelto come serie. In più, la prima e la seconda parte che è in tutto 58 valori aggiunge, che abbiamo visto, aggiunge le pagine certamente i francobolli e l'album, l'album del Regno d'Italia, l'album del Regno d'Italia. Quindi che potrete utilizzare come vorrete sulle serie del regno. Quindi la comodità c'è cioè l'album è offerto. Ma io sai, ce l'ho già perché non importa, è offerto lo stesso, vi arriva comunque. E stasera affinché sia chiaro, certo, è una collezione importante. Eh? Ah, scusami, seguo con questa. È una collezione importante. Quindi, l'album conterrà questo capitolo. Ehm, è una collezione che dove presero le ehm, eccoli qui dove presero. Dove avete preso serie precedenti, eccetera, ma mancava questo importante capitolo. Vedete i Francobolli all'interno delle taschine con i 58 valori. Abbiamo fatto un'anteprima televisiva. Accade, no? Una, una, questo è il seguito. Un'anteprima televisiva, qualche settimana fa, arrivavano 15 conferme. L'ho detto in apertura a trasmissione nel giro di pochi minuti, e eh, erano 49 euro. Con un numero chiaramente inferiore ai francobolli perché con la seconda parte ce ne sono di più, e si arrivò esattamente a completare quei 15, quelle 15 disponibilità. Le abbiamo ovviamente preparate nuovamente, sono francobolli che appartengono alla storia, le quantità non sono esagerate, anzi, tutt'altro, immaginate quante furono le emissioni della Repubblica Sociale Italiana nei due anni, due anni. E dei quali andiamo a vedere e rivedere proprio su grazie a chi sta confermando, eh, intanto, grazie a chi sta giungendo in conferma. E andiamo a vedere infatti quante sono addirittura facciamo così le pagine, lo facciamo in modo un pochino più eh, eh, rappresentative, che parlano proprio della, della Repubblica Sociale Italiana. Vengono analizzate anche le diverse sovrastampe, ecco il capitolo all'interno il catalogo è quello eh, di quest'anno Italia abbiamo Repubblica Sociale Italiana e possiamo ancora vedere le, le serie che compongono posta aerea utilizzando i francobolli del Regno e sovrastampandoli ad esempio l'Efficio Vittorio Manele III la propaganda di guerra eh, sovrastampata con un ulteriore segno Uh, generalmente un fascio oppure delle indicazioni che ci portavano alla uh, definizione alla sovrastampa la vediamo eh, le andiamo a vedere le andiamo a cercare insieme della guardia nazionale repubblicana GNR 299 euro quindi sulla richiesta grazie per la richiesta e grazie per la conferma che è giunta e va bene almeno abbiamo voluto accontentare chi ce l'ha portata proprio in analisi in ultima analisi rivediamo ti prego il cavallino eh, di Sardeg il cavallino del regno scusate della Repubblica quello a 4.000 euro il 1.000 lire il valore massimo più elevato eh, quello dei pacchi postali quelli che negli anni 50 non vennero collezionati se non da qualche illuminato la proposta di 4.000 euro è legata appunto al 1.000 lire cavallino quello azzurro oltre mare vivo 60% di qualità, proposta numero 24 I'm sorry, io ho detto sempre 4.000 euro non mi era sfuggito il 20 prometto le metto io mi era sfuggito il 20, ho detto 4.000 anche prima non... Non sono stato corretto, poco male, perché non importa, è stato, facciamo uno sconto, non è l'abitudine. Ormai l'ho detto, 4.000 alle 20, assolutamente le metto io per voi, eh, perché bisogna essere corretti in questo modo. Eravamo eh. tutti impegnati al telefono, quindi giustamente è passato un po' inosservato. Va bene, eh, chiedo scusa eh, precedentemente. 4.000 eventi, cioè 4.000 esclusiva TV questa sera. Eh. Però non scriviamolo, poi diciamo come dello sforzo eppure, eppure sono la, il rigore di questi numeri che eh, vedono dal 1890 la Bolaffi protagonista eh, nella, eh, nella filatelia nella numismatica e adesso molto di più eh, molto di più. seguite Bolaffi seguite quelli che sono gli argomenti trattati eh, televisivamente ma anche quello che è proprio la nostra azienda i nostri negozi Torino, Milano, Verona e Roma Senti, facciamo un ultimo volo? Eh? Facciamo l'ultimo volo qua, dai. Cioè, ma ancora il Mariner. Facciamo vedere che i naturali esistono anche nell'universo mondo, anzi nello spazio intercosmico, eh? anzi nell'ultracosmo, nell ultra nell'oltremondo. Venus Mercury, la sonda che andò verso Venere, il Mariner 10, senza. Eh, ha perso gli azzurri, vedete? L'azzurro è stato lasciato, è diventato un freddo grigio, man mano che si avvicinava al calor bianco, eh, Venere è più caldo, dopo Mercurio è il primo pianeta che si trova dopo, dopo il Sole, quindi è decisamente più caldo, coltri di nube gassose spesse e bollenti, un'atmosfera invivibile, i francobolli si liquefano della strana atmosfera di Venere allora, eh, scusate, sarà l'ora forse missione spaziale Mariner 10 privo della stampa in blu Stati Uniti d'America, siamo nel 1975 un bello 80% di qualità 80% di qualità mi raccomando signori anche, mi raccomando la democratica, non lasciate quella democratica per la Repubblica ne ho parlato più di due ore fa, è vero, però pronto a mostrarla nuovamente, ma concentriamoci su questo bel naturale che ci porta sia alla collezione naturale, sia alla collezione degli Stati Uniti d'America, sia alla collezione dello spazio. Tre collezioni si prende in questa, eh, con, questa, con questa acquisizione. Numero 27, non linguellato, 4.000 euro. Ecco, qui era giusto, qui non devo dire 4.020, costa come? È eh, circa come il cavallino. 4.000 euro. Io chiedo veramente scusa perché questa sera non sono riuscito a presentarvi il Penny Black, chiedo veramente scusa, ma grazie, l'abbiamo ovviamente comunicato per tempo, no no no, guarda vi seguo ogni trasmissione, anzi va bene così perché manca, eh, manca mia moglie, era un regalo per nostro figlio, eh, cioè, vorremmo valutarlo, nel... lo vedremo, eh? ci mancherebbe, non è che rinunciamo a una possibile conferma, ma meglio così ci è stato detto. Quindi Poi lo presenteremo. Comunque assolutamente a tutto il nostro pubblico. Hanno ah, visto? Cioè, Hai visto? L'ho guardato, ma non l'ho visto. E quindi siamo ancora esattamente eh, a tale specifica proposta. Ti prego, la busta, mi fai vedere? Allora, ha, ha suscitato molta curiosità. Il Gronchi Rosa, quindi ti chiedo gentilmente una piccola carrellata accompagnata da me, così vediamo. Il Gronchi Rosa e poi la serie democratica a cui abbiamo fatto riferimento. ti do subito il numero, scusami, per il Gronchi Rosa siamo al numero 25, eccolo qua. Ricordo il prezzo: il Gronchi Ricoperto è due esemplari, cioè due francobolli come vedete, non due chiamate, una sola chiamata, due esemplari ricoperto. 40% di qualità, 2.320. La richiesta. Abbiamo poi parlato, abbiamo poi parlato della democratica e torniamo a rivedere la, eh, la democratica, quindi siamo nella Repubblica. 23 valori, la numero 20. Questa è la prima serie della Repubblica, addirittura preparata prima. Eh, del, del, di quello che sarebbe diventato, e in effetti, qui non vediamo scritte repubblica italiana, democratica, vediamo poste italiane e il termine democratica tutto sommato non identifica per forza la repubblica, certo, è una caratteristica eh, specifica, costituzione compresa, però. Non, eh, non c'era scritta Repubblica Italiana, perché venne comunque preparata e addirittura emessa ancora prima. Quindi siamo, attenzione, in un momento dove la par condicio esisteva a tutti gli effetti. Sarebbe stata una propaganda impossibile, no? Anche il termine regio e poste italiane, poste italiane. Quindi quasi un segno del destino è eh, quasi un segno del destino eh basta che Ah, eh, sei... quasi un segno sì, ricordiamo scusami la democratica numero 20 590 euro 50% di qualità 50% di qualità non linguellata questa è una serie che mi stupisce signori e che non abbiamo ogni trasmissione tutt'altro 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 io sommerso dagli album? Eh. No, non c'è dentro. Lì, lì. Benissimo signori, grazie. Scusate per sulle ultime, sulle ultime richieste. Allora grazie, grazie, grazie per la bella serata, spero lo sia stata anche per voi. Aiutateci veramente a migliorare il possibile, a rendere queste serate sempre i più piacevoli e i più interessanti possibili, quindi qualsiasi consiglio e critica è ben accetta. Eh? Non solo i complimenti ma anche le critiche possono uh, formare uh, sempre e migliorare le nostre trasmissioni. Vogliamo un po' distinguersi in quello come ha voluto fare da sempre la Bolaffi del collezionismo. Grazie ad Alberto, grazie a Enrico, grazie a Cristina, grazie a voi per l'ascolto e complimenti per le vostre. Posizioni. Ci vediamo domani sera, domani sera ci sarà, non vi annuncio nulla, la grande numismatica e questa però l'importante appuntamento di eh, domani sera, sempre alle ore 21. Ah sono là, ciao, saluti, arrivederci, buonanotte signori e grazie ancora.